Chi è che ha fatturato 25.000 euro in interviste su questo caso specifico? Lo scoprirete insieme a me leggendo gli atti del processo. Ciao a tutti, sono Marta Subbi e benvenuti su Big Scoop, il canale YouTube interamente dedicato al true creepy, l'originale, diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Benvenuti, oggi finalmente parliamo di una cosa. Oggi faremo una cosa che molti non hanno avuto il coraggio di fare, ovvero leggere le sentenze per quanto riguarda il caso di il signor Massimo B, che nei primi minuti di video parleremo così. Il caso di Iara sta facendo parlare tutti e tutti si improvvisano, avvocati, giudici, genetisti, guerre Taylor, Dio Brando. Ma quando sono andata a indagare, ho scoperto che la serie lascia fuori tante, tante, tante cose, tra cui un altro Massimo e tra cui questo piccolo dettaglio che noi avevamo già ipotizzato, diciamo, parlando del true crime, interviste rilasciate tanto da fatturare 25.000 euro. Voi siete degli aspiranti, registi, cantanti, prendete 25.000 euro. Sapete che qualcuno all'interno di questo caso per rilasciare interviste le ha fatturati regolarmente, quindi pagandoci le tasse e tutto. Dagli atti processuali sembrerebbe una persona legata a B, ma vi lascio così. Ho deciso quindi di approfondire per sfatare un po' delle cose e anche mettere un quadro generale su tutto. Perché sapete cosa non mi piace? A me non piace quando il prodotto tenta di fregarmi, non mi piace quando si utilizzano delle tecniche di persuasione per fare un film, un documentario. Perché io le conosco, stelle. E sinceramente questa cosa mi fa sempre un pochino arrabbiare. Un professore di psicologia ha analizzato serie, per esempio ha parlato proprio di queste tecniche nel dettaglio, parlando di nomi, ne abbiamo parlato anche noi nei film, io per quanto riguarda critica ve l'ho dette. Ma, in brevissimo per quanto riguarda la serie omette dei dettagli, l'omissione tenta tutta una costruzione utilizzando codici cinematografici estremamente drammatici e melodrammatici per farvi empatizzare con il nostro Massimo B. È giusto empatizzare con le persone? Certo, io non sono per quelle che dicono un mostro, eccetera, eccetera. Secondo me le persone sono esseri umani e a volte sbagliano e fanno queste cose. Noi non siamo in grado di capire tutto di questo processo, però siamo in grado di leggere e almeno abbiamo avere la decenza di informarci e avere la decenza di non essere manipolati. La serie, vi ricordo che ha il patrocinio, credo si dica patrocinio, del MIC, ovvero il Ministero dei Beni Culturali, e visto che sembrerebbe dagli atti processuali, io l'ho scoperto da una live di Laura Marinata. Mi sembra il cognome è un po' così. È la coautrice insieme a Roberta Bruzzone del libro Iara. Lei ha parlato dicendo che nelle intercettazioni ambientali hanno sentito la moglie di Bossetti che parlava di aver fatturato, di dover fatturare 25.000 euro da interviste e fatti vari. È giusto che le abbia chieste? Io dico è lecito. È una donna sola che deve mantenere dei bambini e quindi è lecito. Problemi di chi onestamente si mette a pagare queste cose perché secondo me bisognerebbe pagare queste cifre a persone che diventano famose per il proprio talento e non personaggi che diventano famosi tramite eventi molto molto spiacevoli. Ma questo è un altro discorso, che siano direttamente o meno. La serie è un po' furbetta sotto diversi aspetti. Uno dei codici ne abbiamo già parlato, ma ho scoperto altre cose. Ho scoperto che, per esempio, come vi dicevo, se la moglie ha chiesto un compenso per delle interviste, sarei curiosa di sapere se l'ha chiesto un compenso anche per quanto riguarda questa intervista specifica. E essendo la serie con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, quindi soldi pubblici, mi domando se sia stata fatta, se i soldi sono stati utilizzati anche per pagare l'intervista. Vista alla moglie del signor B oppure no? Altrimenti vorrebbe dire che i nostri soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare una signora che l'unico motivo per cui è rilevante a livello pubblico è l'essere la moglie di un condannato. Io sinceramente direi che i miei soldi pubblici non li vorrei proprio utilizzare così, però vabbè, mia opinione. I soldi pubblici sono molto felice che invece vengano utilizzati per riaprire i casi nel caso fare un altro processo, nel caso ci siano dei dubbi. In questo caso le serie non servono per riaprire i processi, quando la gente si indigna, la serie serve per quello? No, non si riaprono i processi con i like, non è una cosa di piazza che se chi c'ha più like diventa innocente o diventa colpevole. Non funziona così le cose, funzionano che tu presenti delle prove, se vengono considerate e accettate da persone competenti, che io e voi probabilmente purtroppo non siamo, allora si riaprono i casi. Quindi così si riaprono i casi. La serie, oltre a non dire queste cose, oltre, ripeto, a non dire che il produttore e regista sta lavorando con la difesa di Bossetti e non c'è nulla di male, se effettivamente credono in queste prove, hanno tutto il diritto di lottare e continuare a presentarle al tribunale. Io non ho niente contro tutto ciò. Il punto è che non è stato menzionato nella serie. Per me è un po' così.
Come c'è anche un'altra cosa, per esempio, delle interviste, dei compensi delle interviste. Mi domando anche come questo condannato, così, mamma mia, odiato, che ha pochissimi diritti, gli levano qualsiasi diritto, addirittura la possibilità di rilasciare interviste dal carcere. Ditemi quale condannato per via definitiva, onestamente, per l'ergastolo, può rilasciare interviste e filmare serie su Netflix. A me risulta praticamente nessuno, però questo è un altro conto. Inoltre, vi do anche una chicca. La serie ha un tempismo un po' simpatico. Lo sapete che la serie è uscita praticamente a ridosso dell'udienza per quanto riguarda il processo della PM Letizia Ruggeri? Molto curiosa questo tempismo. Magari è una coincidenza, io sto vedendo male, potrebbe essere, io sono una persona super critica, quindi magari utilizzo e tento di vedere tutte le possibilità. Ma io vorrei parlarvi di questo processo. Prima di parlare del primo appello, successivamente leggeremo anche il secondo, il primo è di 150 pagine, il secondo di 380. Ce le faremo tutte e non con l'intento di dire vi spiego io il processo, ovviamente, ma l'intento proprio di far capire quanto certi passaggi per noi che non siamo del settore siano incomprensibili. Ed è giusto così, però ovviamente tenteremo anche di notare tutte quelle cose che non sono state menzionate nella serie e come il dibattito pubblico abbia scelto determinate cose e scegliere e omettere, purtroppo, anche se involontariamente, crea una narrazione. Una narrazione che può essere di un tipo, ecco, che può addirittura lasciare intendere. Prendiamo per esempio il filmato. Dire che il filmato è stato manipolato lascia intendere nella serie che sia stato completamente photoshoppato, quasi che quel furgone non c'era ed è stato attaccato là. In realtà, dalle carte processuali sembrerebbe sono stati tagliati i tempi morti. È giusto manipolarlo? No. È giusto rilasciare una prova ai giornali? No, per me no, cioè i giornali cavolo vogliono, hanno l'informazione e basta quello, poi il resto non devono star lì a pubblicare le prove, eccetera, eccetera. Quindi, però la differenza è, cioè, ecco, non è che è tutto finto, in realtà ci hanno attaccato delle foto o roba così, sono stati tagliati i tempi morti. Ma del processo io vi vorrei leggere delle parti da Wikipedia, anche per capire un po', diciamo, il mix che c'è all'interno del carrozzone della difesa di Bossetti. Tutti i professionisti, io non mi permetto di giudicare avvocati così, però ho letto un nome particolare. Ecco, su Wikipedia, sulla parte processo, c'è scritto: il 26 febbraio 2015 la Procura della Repubblica di Bergamo chiude ufficialmente le indagini, indicando Massimo Giuseppe Bossetti come unico imputato, chiedendone il rinvio a giudizio. La difesa ne chiede invece la scarcerazione, valutando poi l'opportunità del rito abbreviato, sostenendo che il DNA mitocondriale minoritario appartenerebbe a un altro individuo, definito dagli avvocati ignoto 2. E io già da qui vi voglio dire una cosa. Se quel DNA che è stato ritrovato non fosse di Bossetti, com'è possibile che hanno scoperto che fosse un figlio illegittimo? Cioè, vi spiego. Se fosse stata una notizia pubblica il collegamento tra Guerinoni e Bossetti, allora uno potrebbe pensare male e dirci: vabbè, hanno trovato un DNA che sembra quello di Guerinoni, poi sono andati, non sapevano che prendere e hanno preso tutti i maschi della famiglia Guerinoni e alla fine ne hanno beccato uno che non c'aveva un alibi. Ma non è stato così, nessuno sapeva del collegamento tra Bossetti e Guerinoni. Bossetti, durante quel periodo in cui tutti andavano lì a fare il test del DNA, chiamati donne, uomini, eccetera, eccetera, Bossetti non c'è andato a fare questo test del DNA. Come mai? Cioè, io se sento una situazione così, dici: Madonna mia, io ci vado, magari non aiuta niente, però ci vado di mia spontanea volontà, fa povera ragazzina, che è successo? Io nel dubbio vado, così almeno mi tolgo pure sta cosa e sto tranquillo. Lui fatalità non ci è mai andato e guarda un po' la legge che dice. Dice che quel DNA è collegato a un certo Guerinoni e scoprono addirittura un segreto di famiglia a livello genetico, ovvero che lui fosse un figlio illegittimo di Guerinoni e Esther Arzofino, come si chiamava la madre, pace all'anima sua di Bossetti. Se fosse un altro DNA non avrebbero mai scoperto questo collegamento. Bossetti ha fatto due test del DNA in prigione, uno diciamo totalmente esterno e uno individuale. E praticamente i suoi test, come viene detto anche nella serie, confermano che lui effettivamente era un figlio illegittimo ed era di Guerinoni, esattamente quello che viene tirato fuori dal test. Quindi come può essere di un'altra persona? Cioè, come avrebbe potuto scoprire questo legame che nessuno sapeva, che nemmeno la legge conosceva tra lui e Guerinoni, se quello non fosse stato un DNA a lui connesso? Appunto, è
lui è un familiare, cioè non è che c'è niente, se no come fai? Ignoto due, però la difesa sostiene. E ora arriva il bello. Inoltre, sostenuta dal criminologo Alessandro Meluzzi, consulente di parte, la difesa contesta il processo di identificazione di Bossetti con ignoto 1, in quanto il DNA sarebbe contaminato, e chiede anche un'indagine sugli intestatari dei numeri di telefono presenti nella rubrica del cellulare di Yara, molti dei quali sono stati sentiti dagli investigatori. Io vi consiglio di approfondire chi è Alessandro Meluzzi, perché io lo conoscevo. Lo conoscevo peraltro, lo conoscevo come ospite televisivo. Alessandro Meluzzi è un personaggio molto particolare, molto lontano da me per quanto riguarda idee politiche, è un grande sostenitore pro vita. Io vi consiglio di approfondire le sue posizioni per quanto riguarda interruzioni di gravidanza e soprattutto per quanto riguarda le persone non etero, perché fino a un certo punto la gente può dire vabbè, ma sono le sue opinioni personali. Quelle opinioni che sostiene lui sulle persone non etero, secondo me, sono un po' too much, ecco. Quindi sicuramente sarà un grande professionista, io però, insomma, lui era un consulente di parte per la parte di Bossetti. Gli avvocati contestano anche la presunta non ripetibilità del test del DNA, eccetera eccetera. Vi consiglio anche una parte in cui, per esempio, non viene mai citata nella serie, ma viene citata tra le prime cose all'interno degli atti, sia del primo sia dell'appello, per quanto riguarda una cosa di calunnia che non è più sanzionabile. E una della parte delle strategie delle difese di Bossetti è questa. La solita cosa che i commenti che mi arrivano è: Bossetti non si è potuto difendere per 15 anni. In realtà la famiglia Gambirasi non ha mai parlato, eh? Quindi se questi avessero fatto tutto il giro delle TV a lamentarsene qua e là, io potrei anche capire, ma la famiglia Gambirasi non ha mai parlato. E Bossetti ha parlato, la moglie ha rilasciato interviste tanto da ricevere un compenso. Ok, felice insomma che abbia trovato un modo per sostenere i figli e dare una vita decente ai figli. Sono molto contenta per i figli, devono avere di entrambe le parti una vita più possibile sensata, agiata, eccetera eccetera. Vi consiglio che la difesa di Bossetti convoca ben 711 testimoni, sostenendo che Yara sia rimasta vittima di bullismo o collegando il fatto ad altri delitti avvenuti nella stessa zona. La pesta bullismo qui viene totalmente cancellata nella serie, come mai? Sinceramente, addirittura da chiamare 711 testimoni. Ma allora, se sostenevano questa cosa, io mi domando come mai non abbiano continuato a sostenerla anche durante la serie. Ci saranno state delle motivazioni, magari ci saranno state delle motivazioni per cui hanno detto no, purtroppo non era quella la strada, eccetera, eccetera. Io trovo anche un po' bizzarro, ecco, come ci sia tutta questa certezza nel parlare di prove solide dal punto di vista della difesa, quando sì, inizialmente c'era un'altra persona che difendeva Bossetti, ma se insomma queste prove non sono state accettate non sono state ritenute abbastanza forti, io posso capire, ma dirlo sul web purtroppo non è che le rende più forti in tribunale, ecco. Ma iniziamo con la prima sentenza, ce ne sono state due, una d'appello, questa è la prima e poi c'è stata la seconda d'appello. Iniziamo con leggere quella del 27 settembre 2026 e già da qui scoprirete delle cose, scoprirete le parti civili. Io all'interno di questo video censurerò i nomi dei minori all'epoca, insomma ragazzi, figli, eccetera eccetera, di entrambe le parti, perché non è rilevante e devono avere tutta la possibilità di avere accesso a una vita tranquilla. Ma tra le persone che si sono messe come parte civile ce n'è una che mi ha incuriosito tantissimo, un certo Massimo Maggioni. Voi l'avete sentito nominare all'interno della serie Massimo Maggioni? La difesa l'ha mai citato Massimo Maggioni? Perché in realtà inizialmente Bossetti l'aveva citato. E ora sentite che cosa dice. Allora, si inizia con le parti. In pratica l'imputato del reato, perché colpendo Yara con pugni o colpi contundenti al capo, sulla nuca, sulla mandibola e sullo zigomo sinistro, e con uno strumento da taglio e uno da punta e taglio in diverse regioni del corpo. Sul corpo, torace, polsi, dorso e gamba destra, e abbandonandola agonizzante in un campo isolato, ne cagionava purtroppo la scomparsa. Con l'aggravante di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà, con l'aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, in orari serali e notturni, di luogo in un campo isolato e di persona, ovvero un uomo adulto contro un adolescente di 13 anni, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, imbrembate il 26 novembre 2010. Lo accusano e lo condannano anche al reato perché, interrogato dal pubblico ministero per commesso in pregiudizio di Yara, incolpava Maggioni, Maggioni Massimo. Questo Maggioni Massimo, che non viene citato nella serie, è praticamente uno che Massimo Bossetti dice che in realtà
Io non ho fatto niente, è stato l'altro Massimo, avete sbagliato Massimo, Massimo decimo meridio. Nel reato medesimo, sapendolo innocente, dichiarando che questi, per motivi connessi e reciproche incomprensioni lavorative, e peraltro spinto da un'attrazione verso ragazze e bambine, in età scolare avrebbe commesso il predetto omi. Per poi contaminare il corpo non più in vita con il materiale genetico appartenente a Bossetti, procurandoselo nel cantiere dove entrambi lavorano, in modo da attribuire così la responsabilità del delitto. Allora, questa è la parte che sinceramente ho trovato tragicomica. Molto spesso, diciamo, delle persone preferiscono sembrare meglio sembrare un assassino o un coglione. Questo è un po' il dilemma che forse molte persone si domandano. Berlusconi, per esempio, ha optato per meglio sembrare scemo che uno colluso. Quindi io ho trovato questa cosa molto divertente. In pratica, la versione di Bossetti è che questo suo collega di lavoro aveva un debole per le ragazzine, dice. A quanto pare, dice, non sono stato io, è stato quell'altro Massimo, quello sta in fissa con le ragazzine, secondo quanto detto da Bossetti, per cui è stato denunciato, e dice che in realtà, visto che lavoravano insieme, c'erano delle incomprensioni lavorative, lui gli avrebbe rubato delle cose del DNA per metterle sul corpo di Yara. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento noi siamo semplicemente alla prima pagina, perché all'inizio, guardate, si vedono solamente, vedete, i nomi delle persone coinvolte. Subito dopo la parte civile, cioè subito la parte imputato, pagina 2 di 175, c'è Bossetti che praticamente ammette che quello è il suo DNA, scusate, quindi ha cambiato versione. Prima sostieni che quello ti ha incastrato perché ha messo il tuo DNA, ma è stato lui, quindi vuol dire che il tuo DNA c'era. Allora perché dopo la versione è no, non, il mio DNA non c'è, non so se quello è stato mio, se è mio, eccetera. Cioè qui stai dicendo che è tuo, che te l'ha rubato, io voglio sapere anche come, non lo so, che cosa ha fatto, ti ha messo un codon fioca, ha aspettato che tu starnutissi, ti ha rubato il fazzoletto con il sangue dal naso, perché per esempio Bossetti dice che soffre molto di epitassi, quindi che gli cola il sangue dal naso. Questa cosa un po' è, posso dirlo, è un po' tragicomica. All'interno di questo video ci saranno dei momenti in cui faremo delle battute per quanto riguarda le assurdità, onestamente ogni tanto che escono fuori, e non ha l'intento di prendere in giro la famiglia Gambirasio o la Pora Iara, c'è l'intento onestamente di soffermarci sulla ridicolaggine di certe cose che purtroppo non stanno in piedi, ecco, alcune cose. Poi, vabbè, se voi credete veramente alla versione che quest'altro Massimo, il gemello cattivo, Massimo il gemello cattivo, abbia rubato del materiale genetico per poi aggredire una bambina, lasciarci sopra del materiale genetico, io non lo so, poi che cosa ha fatto, scusate, il mocciolo gli ha preso e ha iniziato a spiattellare il mocciolo di Bossetti sulle mutande di Yara, cioè qual è la dinamica di questa roba? Non lo so, questa diciamo versione è andata molto male, visto che Bossetti è stato inizialmente querelato, poi successivamente nell'appello viene sollevato da qualsiasi cosa e quindi lo dichiarano su questa cosa non colpevole. Ma iniziamo, svolgimento del processo. Con decreto del GUP presso il Tribunale Bergamo in data 27 aprile 2015, Massimo Bossetti era rinviato a giudizio per rispondere del delitto e volontario di ag e aggravato in danno a Yara in e di calunnia in danno a Massimo Maggioni. Come sapete, la calunnia non è più una roba che effettivamente è un reato, ecco, detto un po' così alla buona. Io ovviamente non sono una persona professionale in questo e vi dico, non sono io che vi spiego la sentenza, anzi, vi sto qui a far capire proprio quanti ci siano i limiti per persone che non sono del settore di capire determinate cose, quanto siamo vulnerabili nella propaganda per quanto riguarda certe cose. La parte emotiva è molto più comprensibile rispetto a una parte tecnica e quindi diventiamo deboli sotto quell'aspetto. Particolarmente ricco il fascicolo per il dibattimento, contenente oltre al certificato del casellario giudiziale e certificato anagrafico, seguendo la foliazione del GUP, i verbali del sequestro degli oggetti rinvenuti il 26 e il 27 febbraio 2011 sul corpo non più in vita di Yara e sul luogo del rinvenimento. Il verbale di sopralluogo e il fascicolo dei rilevi tecnici eseguiti nel luogo del rinvenimento con allegato 6 CD-ROM contenenti fotografie e riprese video delle operazioni compiute. La relazione preliminare del servizio di polizia scientifica sugli accertamenti biologici effettuati sui reperti rinvenuti nella tasca del giubbotto di Yara, la consulenza tecnica del medico legale sulle cause e le circostanze di Yara Gambirasio, la relazione conclusiva del servizio di polizia scientifica sugli accertamenti biologici effettuati sui reperti rinvenuti nella tasca del giubbotto di Yara,
la relazione del reparto delle investigazioni del RIS sugli accertamenti biologici effettuati sugli indumenti indossati da Yara con allegati elettroferogrammi in formato PDF dei campioni di DNA prelevati dal reparto 31 slip e 62 leggings. La consulenza genetico-forense del collega Giampiero Lago su parte del materiale genetico estrapolato dagli indumenti della vittima, la consulenza genetica forense della prof Cristina Cattaneo e Andrea Piccinini sulla relazione di parentela tra Giuseppe Benedetto Guerinoni e l'individuo convenzionalmente denominato come ignoto 1. La relazione preliminare del dottor Privedere e Pierangela Grignani sulle analisi genetico-forensi sul campione di DNA di Esther Arzuffi. Il decreto di fermo di Massimo Bossetti in data 16 giugno 2014, i verbali di perquisizione e sequestro dell'autovettura Volvo e dell'autocarro Iveco, di proprietà dell'imputato e della sua abitazione. Il verbale di perquisizione e contestuale acquisizione del profilo Facebook dell'imputato. Il verbale in forma riassuntiva dell'interrogatorio, sequestro dell'attrezzatura, eccetera, eccetera. Allora, qui abbiamo altre informazioni, per esempio. Io sinceramente non vi parlerò per quanto riguarda delle foto e la morbosità del corpo di Yara, perché credo sia la parte più morbosa delle persone che non hanno veramente un interesse nelle capacità. Io a occhio nudo non è che vi posso dire se un corpo sta lì da tot tempo o meno, semplicemente guardando lo stato della pelle. Non siamo esperti, abbiamo visto al massimo 3 puntate dei CSI, non ne sappiamo un cavolo. Sappiamo però che per esempio il collegamento tra Guerinoni e Bossetti in questo momento non viene come si può dire contestato, ecco. Se non ci fosse stato questo collegamento genetico, se effettivamente i test fossero nulli, non avrebbero mai raggiunto, avrebbero individuato un tale ignoto, ma magari non avrebbe avuto nessun legame di parentela una volta rifatto un codice genetico, un test genetico. Cioè, se si fossero sbagliati, loro avrebbero preso una persona e quando rifacevano il test genetico non risultava come figlio di Guerinoni. Il fatto che Massimo Bossetti ha fatto 2 test per conto suo che hanno confermato il fatto che fosse figlio di Guerinoni, e insomma c'è qualcosa così. I test che sono scaduti hanno mantenuto un risultato. Che cosa vuol dire? Che i test scaduti non è che il risultato è di un altro DNA. Al massimo non c'è nessun DNA, non c'è niente. Pensate ai test del se scaduto, al massimo o non c'è il liquido oppure ancora non vi dà nessun risultato, ma vi dà risultati sballati, incomprensibili, non che vi dà un risultato di un certo tipo e basta. C'è il verbale dei rilievi tecnici sugli automezzi di proprietà dell'imputato, vale anche dell'impresa edile, i verbali degli impieghi tecnici, del cellulare, relazioni RIS biologici, mezzi sul sequestro, consulenza tecnica, tutte queste cose sono state fatte. Cioè, molto spesso mi vengono messaggi dicendo perché non hanno seguito quella pista. Probabilmente l'hanno fatta, anzi quel poco che ho letto hanno fatto delle intercettazioni ambientali all'insegnante, al custode, e se nelle intercettazioni ambientali non c'è niente, questi hanno un alibi che è pure verificabile, ma come li volete incastrare? Cioè, vi dovete proprio immaginare qualcosa. Bossetti non ha un alibi, anche nella serie inizialmente viene quasi lasciato intendere che lui andasse sempre in giro in quelle zone, quelle del filmato, perché andava all'edicola per prendere le figurine per i suoi figli. Successivamente sembra quasi suggerire alla serie che lui in realtà stesse a casa. Qual è la verità? Non lo so, perché a quanto pare lui non ha un alibi, nemmeno nel dire sto da questa parte. Allora, alla prima udienza, tenutasi il 3 luglio del 2015, presente l'imputato, la difesa di Bossetti, sollevava plurime eccezioni preliminari di nullità di determinatezza del capo dell'imputazione, di nullità della violazione per il prelievo effettuato di campioni di saliva. Ecco, per esempio, questa cosa non la contestano. E se dicevano che era inutilizzabile, praticamente la difesa inizialmente, la prima udienza, che cosa fanno? Dicono, ah ok, vi ricordate nella serie hanno fatto un finto posto di blocco per fermare Bossetti per prendere il DNA, visto che lui non era andato a donarlo, ecco, e gli hanno fatto una roba tipo simile al col test, ma in realtà era per il DNA. Mi hanno raccontato che durante quel periodo c'era proprio appositamente questa pattuglia che era quasi vicino alla discoteca, vicino quasi dove hanno trovato il corpo di Yara, che fermava tante persone, tra cui perché era messa lì da tanto tempo proprio per beccare prima o poi Bossetti. E quindi hanno preso il DNA
Puoi dire che l'hanno preso male, che magari non era così, però evidentemente il risultato era quello. E insomma, 6 mesi per l'iscrizione della notizia del reato, insomma, cose tecniche qui io non vi so dire. Per quanto riguarda i campioni di materiale genetico, avendo il pubblico ministero utilizzato per il compimento di accertamenti potenzialmente irripetibili lo strumento della delega di indagini, anziché quello della consulenza ai sensi di nullità per il mancato avviso al precedente indagato Friki Mohamed del conferimento di incarico della consulenza medico-legale sul corpo di Yara e sulla composizione del fascicolo per il dibattimento. Oddio, qui aiutatemi, per esempio qua, che era complicato questo, cioè le cose tecniche sono molto complicate. Loro praticamente la difesa che, di che cosa si dicono? Che è nullo questo risultato perché non hanno avvisato quello che era il colpevole dell'epoca, l'accusato dell'epoca, ovvero Fricchieri, che poi è stato totalmente sollevato. Cioè questo è il motivo per cui vogliono annullare le cose, perché un altro, quello che c'era prima, non è stato avvisato. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Allora, quindi loro qui confermano che non era abbastanza il materiale, confermano che il materiale è poco. Nella prima udienza del 3 luglio del 2015, la difesa stessa di Bossetti dichiara che effettivamente il materiale non è abbastanza. Quindi non è una cosa che hanno scoperto poi o che l'accusa si è inventata da zero come sembra uscire dalla serie, ma è una roba che sapevano dall'inizio che quindi il materiale non era abbastanza. Quindi perché presentarla come se fosse una sorta di bugia inventata sul momento dall'accusa? Boh, non lo so. Udienza del 17 luglio 2015, quindi alla seconda udienza. Cortesia, come da ordinanza allegata al verbale, respingendole. Ecco. E ad eccezione di quelle relative all'inserimento del fascicolo per il dibattito della relazione preliminare sugli esiti dell'analisi genetico-forense su substrato biologico presente nel boccaglio per l'alcol test usato da Massimo Bossetti, del dottor e del DVD contenente le registrazioni dell'interrogatorio dell'imputato e di 2 lettere manoscritte contenute nel fascicolo per l'esecuzione provvisoria che erano restituiti al pubblico ministero. Dichiarato aperto il dibattimento, il pubblico ministero chiedeva l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici della propria lista, l'esame dell'imputato, la trascrizione di alcune conversazioni telefoniche e tra presenti l'acquisizione di seguenti documenti: tabulazione telefonica dell'utenza, che era il numero di Yara, nota della Vodafone per l'aggancio della rete telefonica del cellulare della vittima alle ore 18:55. Da lì in poi purtroppo non ha più avuto nessun aggancio e dell'impossibilità di stabilire se l'SMS delle 18:49 prevenuto dall'utenza fosse stato letto o meno. Verbale di prelievo salivare di Esther, la madre, così, riprese video fotografiche del fermo dell'imputato in data 16/6/2014, tabulati telefonici dell'utenza, che è il numero di telefono di Bossetti, che non divulgheremo, magari adesso chissà chi ce l'ha a poraccio questo numero. Fatture emesse dalla fornitura edile SRL nei confronti della ditta individuale dell'imputato. Documento di trasporto emesso dalle forniture edili, bla 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 bla. Documento sanitario relativa a Massimo Maggiori, fatture di acquisto del notebook Toshiba da parte dell'impresa edile Bossetti, estratti dal registro del motel Pegaso. Credo che sia in merito a, non lo so, i tradimenti della moglie, non lo so. Indaghiamo, tentiamo di capire. Le difese delle parti civili chiedevano l'esame dei testimoni e dei consulenti indicati nelle rispettive liste, riservando la produzione documentale. I difensori dell'imputato chiedevano l'esame dei testimoni e consulenti tecnici indicati nella lista depositata e l'esame dell'imputato, nonché l'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento a carico di Friki Mohamed. Quindi, inizialmente, la difesa di Bossetti, nemmeno la pista, capito, della ragazza indiana, ma te che inizialmente vogliono tutte le informazioni per quanto che erano le accuse che erano state fatte a sto Friki Mohamed. Secondo me, magari dicevano, ma non è che niente niente pensate sbagliare e forse ancora lui il colpevole. Tutta questa, diciamo, strategia, secondo me, io parlo da ignorante, quindi sono ipotesi, cioè la difesa ha voluto portare questo caso nel pubblico e il pubblico si fa un'idea, ecco, e io sinceramente, a me questa sembra una roba come per dire, non guardiamo che cosa hanno accusato lui per vedere se sono le stesse accuse che hanno fatto a noi, perché per forza di cose sono diverse, cioè a lui non è che gli hanno accusato determinate cose. L'unica accusa contro Flickery era una roba che nemmeno gli abari, che nemmeno hanno capito, quindi diciamo non è che avessero molto in comune. Secondo me era un'informazione per vedere, ma non è che niente niente boh, è lui il colpevole, amico amico. Secondo me forse speravano che magari si erano tralasciati qualcosa e fosse il colpevole anziché Bossetti, secondo me.
originariamente indagato per l'omi di Yara, con riserva di richiedere la trascrizione delle intercettazioni telefoniche eseguite a suo carico del procedimento a carico di Nicola Comi, condannato in primo grado per l'omi di Eddie Castillo. L'esame di tutti i documenti che erano su Freaky, ovvero il primo accusato, e su le altre due vittime che ipotizzavano a grandi linee nella serie che potessero essere parte della stessa mano. Quindi Eddie Castillo, il ragazzo che purtroppo ha perso la vita fuori dalla discoteca, le sabbie mobili mi sembra si chiamassero, e della ragazza indiana, ovvero Sabit, che successivamente è stata archiviata come una serie che si è tolta la vita. E su questa cosa ci sono poche informazioni, anche per esempio il fatto che avesse i pantaloni calati quando ti togli la vita in contesti con l'acqua, o purtroppo finisci in acqua, semplicemente l'acqua può succedere che ti toglie cose, sì, per la forza dell'acqua, ecco. E questo è il caso? Non lo so, io non ne ho idea, ecco. In località distante alcuni chilometri da Chignolo d'Isola, della documentazione medica relativa a Massimo Bossetti presente presso la casa circondariale di Bergamo, nel verbale del 2014, relativo al controllo Massimo Bossetti della documentazione fotografica inerente il cantiere di Bonati di Sopra, consegnata a Ross del Sergio, elenco 31.000 soci della discoteca, madonna mia, addirittura tutto l'elenco delle persone che sono mai state nella discoteca Le Sabbie Mobili, che erano vicino a dove hanno trovato il corpo di Yara, della documentazione sanitaria relativa agli accessi in tutti i pronti soccorso degli ospedali della Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Emilia Romagna nei giorni 26 e 27 novembre, delle riprese video delle telecamere installate presso quattro ditte con sede a Chignola e Visera, via Bedeschi, e dei comuni di Consorzio Isola Bergamasca, con tutti i verbali di sequestro contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, dell'elenco di tutto il materiale repertato da carabinieri polizia del luogo di rinvenimento del corpo e in sede autoptica, di tutta la documentazione inerente ai passaggi di conseguenza di tutti i reperti e tutti i campioni di DNA, di tutte le riprese, di tutte le attività di analisi. Ah, mamma mia, il sequestro del furgone all'epoca dello in uso da Fickery, quindi il furgone che aveva quello là che poi è stato, cioè hanno detto no, vabbè, non è lui, l'acquisizione di documentazione inerente al detto furgone, del verbale della consegna di 12 HD, non ho idea di che cosa sia, della polizia locale del consorzio Isola Bergamasca ai carabinieri di Ponte San Pietro e della raccomandata inviata ai precedenti corpi di polizia della difesa, della fotografia ritraente Yara e di alcuni ragazzini durante una gita in pullman, della comunicazione del comune di Brembate, sopra, insomma hanno fatto richiesta per su praticamente tutto, in corso all'epoca della sparizione di Yara, delle strade limitrofe, al centro sportivo di Brembate di Sopra, di una fotografia del camion dell'imputato davanti a casa del fratello, di documentazione sanitaria relativa a Massimo, così come a Massimo Maggioni, dell'elenco delle deleghe dell'imputato alla commercialista, addirittura, ma che servono, scusate, e delle attestazioni di avvenuta trasmissione del pagamento telematico da parte della commercialista per conto dell'imputato. Riferita a cosa? Vediamo. Nel 2010, la Corte, richiamati i criteri dell'individuazione dell'oggetto della prova, fanno dei numeri, articolo 187, CPP e i limiti, bla 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 bla, ammetteva tutte le prove richieste, ad eccezione dell'esame dei consulenti Drago, Meluzzi, Casale e Lorusso Michele, chiamati a deporre sulla personalità dell'imputato o della vittima. Quindi Meluzzi, la persona di cui parlavamo prima, ha fatto un profilo psicologico, ipotizzo, non lo so, di Yara o di Bossetti. Ok, sicuramente ottimo professionista, io non ho le competenze per giudicare. Le sue posizioni sui diritti di persone LGBTQ+, però non mi trovano d'accordo, ecco. Gli atti relativi al procedimento penale nell'elenco soci, così, la documentazione sanitaria relativa a tutti gli accessi alle strutture del pronto soccorso, limitrofe. Quindi gli hanno dato tutte le possibilità, nonostante avessero chiesto l'infinito, e ci sta, è tutto lecito, gli hanno dato tutto, quindi l'accusa. L'accusa gli ha dato anche le cose dell'altro accusato, di Fickery, e roba così. Cioè gli hanno detto, noi vogliamo questo, 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 e l'accusa gli fa, ok. Questo è, capito, un uomo che non si è potuto difendere. A me non sembra così all'inizio, però magari continuiamo a leggere. All'udienza dell'11 settembre 2015, conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni telefoniche tra presenti indicati dalle parti, scussi i genitori della vittima, Maura e Fulvio, e la zia, di cui non faremo i nomi.
istruttrici di ginnastica ritmica della palestra, ove Yara si era recata prima della sparizione, fanno i nomi, quattro, gli amici e fanno altri nomi di bambine. Ecco. D'accordo delle parti erano acquisiti verbali di SIT delle compagnie di ginnastica della vittima e nomi di altre bambine. Appurata la manifesta superfluità delle loro audizioni, la corte revoca l'ordinanza ammissiva della testimonianza dei compagni di scuola. Vabbè, insomma, grandi linee a me sembra qui che stiano dicendo: vabbè, se ragazzine non hanno niente di rilevante da dire, abbiamo ascoltate, ok, però non sono rilevanti, ecco. All'udienza del 18 settembre 2015, alla terza udienza, loro sentono e vagliano anche tutta la pista delle istruttrici, compresa quella che è la tanto chiacchierata. Quindi, che cosa dice la gente? Non è stata indagata, scusate, è stata indagata, cosata, e hanno detto: sì, vabbè, niente di rilevante. Come tutte le ragazzine, capito? Non hanno indagato le compagne di Yara. A me sembra di sì, ci stanno addirittura i nomi che l'hanno indagate, l'hanno ascoltate. Quindi non è che l'hanno indagate, però l'hanno, cioè, hanno interrogate, eccetera, eccetera. Hanno visto la pista e probabilmente c'erano anche intercettazioni ambientali. Quindi che cosa dicono? Non sono state indagate. Cioè, qui siamo solamente a pagina 4 e praticamente la maggior parte dei punti che la gente utilizza sono stati già tutti smerdati. All'udienza del 18 settembre 2015, acquisite su accordo delle parti annotazioni del servizio dei Ross di Brescia in data 27 dicembre 2010, relativa all'analisi dei filmati registrati il 26 novembre 2010 dalla telecamera installata presso un'abitazione di via Rampinelli, residenza della famiglia Gambirasio. Due fotografie aeree del centro sportivo delle vie Morlotti e Rampinelli estratti da Google Map, su cui la sorella della vittima segnava il percorso che effettuava con Yara per andare a casa dalla palestra. Le due foto, sempre estratte da Google Map nel sentiero di via Rampinelli, erano escussi la sorella della vittima e l'amico, il compagno della madre di un'allieva del corso di ginnastica ritmica a cui Yara aveva assistito nel pomeriggio del 26 novembre 2010. C'è un altro nome, il brigadiere Santini, che aveva ricevuto la segnalazione di scomparsa da parte di Fulvio Gambirasio e aveva tentato invano la localizzazione del telefono cellulare della ragazza. E l'ha puntato Ciro, che il giorno successivo aveva ripercorso il tragitto della casa alla palestra impiegando 8 minuti e 6 secondi. Lo scopritore del corpo non più in vita, ovvero Ilario Scotti, il consulente informatico del pubblico ministero, che aveva analizzato senza rinvenirvi niente in grado di indirizzare le indagini due notebook della famiglia Gambirasio, il lettore MP3 e la SIM card Vodafone trovati nella tasca del giubbotto di Yara. All'esito delle cui deposizioni erano acquisite le due relazioni. Quindi praticamente qui hanno indagato tutto, addirittura si sono messi con la sorella di Yara per dire quale percorso faceva Yara. L'hanno fatto su Google Map, la sorella l'ha dovuto far vedere il Google Map, hanno fatto una verifica con le persone che erano i carabinieri che hanno preso quello che ha preso la chiamata di Fulvio Gambirasio, che ha quindi subito ha tentato di localizzare il telefono di Yara, ma era stata tolta la SIM dal colpevole subito dopo che ha fatto quello che ha fatto, e successivamente hanno anche rifatto il percorso che hanno percorso il padre e il carabiniere durante mentre stavano cercando Yara quando lei non arrivava. Quindi, cioè, a me sembra, non mi sembra un'indagine proprio fatta così, eh? Cioè, mi sembra che addirittura veramente anche le minuzie. L'udienza del 23 settembre 2015 era dedicata all'audizione del comandante Ross di Brescia, colonnello Michele Angelo Russo. L'udienza del 2 ottobre 2015 erano esaminati il dirigente della squadra mobile di Bergamo e l'ispettore della polizia scientifica, autore del sopralluogo nel campo di Chignolo d'Isola, dove era stato rinvenuto il corpo non più in vita di Yara Gambirasio. Era altresì acquisito l'albero genealogico della famiglia Guerinoni. All'udienza 7 ottobre 2015 erano acquisiti su accordo delle parti, quindi tutte e due, i verbali di SIT, le slide utilizzate dallo Russo della deposizione. Erano poi esaminati i consulenti medico-legali del pubblico ministero, prof. Cattaneo e dottore Luca Tagliano. All'udienza del 9 ottobre 2015 erano esaminati le consulente della difesa e dell'imputato, dottor Dalila Ranaletta, la prof Cattaneo e il M.LLO, non ho idea sinceramente, Giovanni Sciuscio, che riferiva in merito alla perquisizione a carico del custode della palestra di Bonate di Sopra e al fermo della perquisizione dell'imputato. E quindi, scusatemi, ma quindi il custode l'hanno indagato? Perché nella serie presentano sta roba come se fosse, non lo so, una persona che è stata sta domanda, l'hanno creduto sulla parola e tanti saluti? Non è così. Cioè, qui siamo a pagina 8, no, scusate, a pagina 6 della deposizione, e già, per esempio, ci viene debancata un'altra roba. C'è stata un'indagine, c'è stata una perquisizione del custode, e non hanno trovato niente. Perché non dirlo?
Non hanno indagato? Hanno indagato! Semplicemente l'hanno trovato cazzo! Cioè, è semplice, se non trovano niente, è difficile accusare qualcuno con niente. Vi giuro, mi sembra una situazione dove si è fatto un po' di cherry picking, ma vabbè. All'udienza del 16 ottobre 2015 erano esclusi Giuseppe Gatti, in forza al ROS di Brescia, all'esito della cui deposizione, su accordo delle parti, era acquisita la relazione dello stesso redatta sui tabulati telefonici di vittima imputato, e il maggiore Riccardo Ponzone e il maresciallo M. Lo, Roberto Canzanella, autori del fermo di Massimo Bossetti. Vabbè, udienze, esperti, persone coinvolte, persone che hanno indagato, si fa così. L'udienza del 21, 23 e 30 ottobre del 2015 erano interamente dedicate all'esame e al controesame del comandante delle liste di Parma, colonnello Gianpietro Lago. Quindi controesame, quindi anche la difesa. Anche la difesa ha detto no, noi non siamo d'accordo su questo, ipotizzo. Terminato l'esame del colonnello, ipotizzo, all'udienza del 23 ottobre 2015, erano acquisite le relazioni dell'IRIS sugli accertamenti dattiloscopici effettuati sugli automezzi della proprietà dell'imputato, che non consentivano di rinvenire impronte della vittima. Te credo, dopo anni, valle a trovare impronte della vittima. La relazione del laboratorio di videofotografia dei RIS sul confronto tra autocarro Iveco Daily di proprietà di Massimo Bossetti e mezzi immortalati nelle telecamere della banca di credito cooperativo Sorisole, della ditta DGM Mori, della ditta Polint e dell'area dei servizi Shell di Brembate nel 26/11/2010, e la relazione degli accertamenti chimico-merceologici effettuati sui reperti acquisiti in sede dell'esame autoptico e sui mezzi di proprietà dell'imputato. Quindi, cioè, io ho sentito onestamente che qui hanno indagato, cioè la difesa ha avuto la possibilità qui, il 23 ottobre, di dire no, non è il furgone di Massimo. Evidentemente gli è andata male cosa l'hanno fatto, evidentemente non c'erano prove abbastanza forti, ipotizzo. All'udienza del 30 ottobre 2015 erano acquisiti i certificati dell'accertamento dei RIS di Parma e in data 16/4/2014 e la relazione del laboratorio di microscopia elettrica delle particelle di ferro in forma sferica rinvenute sul corpo non più in vita di Yara. L'udienza del 6 novembre 2015 era dedicata all'esame dei capitani Fabio Gentile e Nicola Staiti, autori degli accertamenti genetici sugli indumenti della vittima, su sollevazione dei difensori dell'imputato. La Corte invitava i due consulenti a relazionare in forma scritta sul numero di amplificazioni e sui kit utilizzati per l'analisi dei campioni dai quali era poi stato estrapolato il profilo genetico denominato ignoto 1. Quindi anche qui, cioè la cosa che ha chiesto i difensori che è stata di farlo in formato scritto. Boh, quanti campioni avete utilizzato? Non lo so, ma quindi riconoscevano che effettivamente era il materiale di Bossetti? Perché se Bossetti sostiene che l'altro Massimo, il Massimo cattivo, gli abbia rubato del DNA per metterlo nelle mutande dei bambini, boh, era il suo quindi, va. All'udienza del 13 novembre 2015, circoscritto il quesito ai campioni 31G2 l'interno e 31G1 l'esterno e interno, e quelli estrapolati dal reperto 62, che erano i leggings se non sbaglio, in relazione ai quali era richiesto ai consulenti di indicare per ciascun campione numeri di analisi effettuati, tipo di kit, essenziali, eventuali ripetizioni, data e orario di effettuazioni e file di riferimento del compact disc rinvenuti da Di Grezzi, erano stati esaminati dalla polizia scientifica, dottore, di qua e di là, rinvenuto il corpo di Yara e nella tasca del giubbotto della predetta sul confronto tra il profilo genetico di DNA denominato ignoto 1 estrapolato dai RIS sul indumenti della vittima, i campioni salivari prelevati ai frequentatori della discoteca Le Sabbie Mobili. Poi sono stati acquisite le relazioni di consulenti Asili e Giuffrida, supporti informatici, analisi genetiche dei RIS di Parma. Arriva l'udienza 18 novembre 2015. Si proiettano le slide con gli esami proprio di questi Staiti e Gentile. Erano esaminati il prof Andrea Piccinini, ovvero l'autore che aveva fatto il profilo genetico denominato ignoto 1 e quello estratto dal corpo non più in vita di Giuseppe Guarinoni. Sono state acquisite due relazioni. 20 novembre 2015. È il momento della ripresa, è il momento dei Bossetti, ovvero ci sono esame e controesame di altri genetisti, sui consulenti del Ministero Pubblico, ci sono persone indicate.
incaricati dell'analisi delle formazioni pilifere rinvenute negli indumenti di Yara e sull'autocarro dell'imputato, della caratterizzazione del profilo genetico di quest'ultimo e dei suoi familiari e del comportamento denominato ignoto 1 e quello di Massimo Bossetti. Probabilmente alla fine ci diranno insomma come sono andati questo esame e controesame, se è stato condannato, forse questo controesame non è andato particolarmente bene. 27 novembre 2015 scussi Palmira Locatelli, impiegata delle forniture edili, in merito alla bolla di trasporto in cui nel DOC 10 delle produzioni, uno dei soci dei Edil Bonacina, la commercialista, parlano sinceramente dell'F24 di cui ce ne frega veramente un cazzo onestamente, ho fatto un giorno di udienza per parlare dell'F24 di Massimo Bossetti. Le indagini sono state fatte male, non lo so, più di questo che dovevano, guarda, scusatemi, l'F24 di Massimo Bossetti, la commercialista, cioè questo accusato di aver fatto fuori una ragazzina, e io non mi sarei mai immaginata che se faccia la commercialista questo deve dover andare a testimoniare in tribunale, pensa a sta poraccia, dice ma come, ma che c'entro io, deve andare a parlare dell'F24, e a me sinceramente non mi sembra una roba fatta in maniera sommaria, cioè mi sembra pure... Io da ignorante leggo queste cose e dico madonna mia pure troppo, sti cazzi dell'F24 dei Bossetti, ma meglio così che l'hanno fatto, perché se stanno a dire che è superficiale così, figuriamo se non avessero fatto. Udienza dell'11 dicembre 2015, comunque un sacco di udienze, tanto cielo, risolta la questione dell'inutilizzabilità dei dati contenuti nella relazione integrata dei RIS. Sollevata dalla difesa dell'imputato, aveva luogo l'esame del comandante della sezione biologica. Risolta quindi che vuol dire? Che lo possono utilizzare? Bah. Io non capisco, cioè effettivamente stiamo leggendo questa cosa anche per capire tutti i nostri limiti da personaggi, gente di strada, ecco. La gente parla tanto, noi dobbiamo dire la nostra. Sì, ma se non ci capiamo un cazzo, ma io staccio zitti, detto proprio tranquillamente. Successiva udienza, 16 dicembre 2015, erano stati esaminati l'appuntato Andrea Pinton, occupatosi degli accertamenti sulle caratteristiche dell'autocarro di proprietà dell'imputato, e il lungotenente maresciallo, soffermandosi sulle immagini delle telecamere del Banco Credito Cooperativo, ovvero le immagini dei video che conosciamo. Pubblico Ministero produce le slide utilizzate dai consulenti del precedente udienza e supporti informatici contenenti immagini, fascicoli fotografici con l'orario delle telecamere della ditta, quindi ma che te va a inventare, c'è sta l'orario, vabbè. All'udienza del 18 dicembre 2015 erano escussi un tizio che la sera della scomparsa della vittima aveva notato in via Lucatelli un autocarro sopraggiungere ad alta velocità e svoltare in una delle strade limitrofe alla palestra e un po' di gente proprietari di autocarri simili a quello dell'imputato visionati dal così. E un altro titolare del ristorante La Tartaruga che riferiva di una conversazione tra l'imputato e tale Rudy Gaslini in merito alla loro frequentazione in un'epoca giovanile della discoteca Le Sabbie Mobili. Quindi praticamente ci sono i testimoni, c'è uno che ha visto un autocarro. Allora che hanno fatto? L'accusa ha preso tutta la gente, c'è una sfilza di nomi di tutte persone che hanno autocarri vagamente simili a quelli di Bossetti e l'hanno tutti interrogati. Tutti evidentemente o non tornavano oppure c'erano un alibi. E inoltre hanno beccato anche uno che guarda caso sapeva e diceva spesso che nell'epoca giovanili Bossetti frequentava quella discoteca, quindi conosce il luogo dove Yara è stata ritrovata. Cioè, ma che ti vuoi inventare così? Non hanno indagato? Ma come si sono messi a interrogare tutte le persone che c'avevano un autocarro simile? Hanno visto quell'autocarro su quella via? Questo conosceva il luogo? Ma dai, ma che cazzo ti vuoi inventare in una situazione così? Dai! Sta roba non la dicono una serie, furbetti, furbetti. I colleghi di lavoro dell'imputato, un po' di gente, bla 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 bla, all'esito delle cui deposizioni Massimo Bossetti rendeva più riprese spontanee dichiarazioni. Poi un tizio responsabile del supermercato Eurospin di Brembate e un altro tizio medico curante dell'imputato, quello era un medico di base di Bossetti. Il pubblico ministero produceva copia dei fogli delle presenze del cantiere dove lavorava Bossetti, ipotizzo seriate. Su accordo delle parti erano acquisito il verbale delle sommarie informazioni testimoniali di una tizia fino al 2005 cameriera in una pizzeria che era vicino dove pranzava Bossetti e a cui lui una volta aveva confidato di aver avuto problemi e poi risolto con la moglie. Vabbè,
dettagli che forse ci avranno una rilevanza e non saranno solamente gossip. L'udienza del 21 dicembre 2015 era dedicata all'esame della parte civile Massimo Maggioni, al cui esito l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni di Andrea bla 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 bla, gente varia, e erano acquisiti l'agenda di un tale Sergio, tre fotografie dell'imputato e un articolo intitolato Le indagini videofotografiche, approccio tecnico e giuridico, estratto della difesa dal sito dell'Arma dei Carabinieri. Riferito a cosa? Non si capisce, non lo so. Quello che è stato accusato da Bossetti, che cosa fa? Dice, oh, io parlo, rilascio tutte le dichiarazioni che vi pare, non c'ho niente da nascondere, quindi parlo. Il massimo, capito, l'evil massimo secondo Bossetti. Alla successiva udienza, 8 gennaio 2016, erano sentiti Rudy Gaslini, che arriva che la discoteca in cui aveva parlato con l'imputato, nella conversazione udita da Antonella, non era quella di Chignolo d'Isola, e il consulente della difesa, Denti. Ah, quindi non era quella? Non era di Sabbia Mobile, ma un'altra? All'udienza del 15 gennaio 2006 si concludeva il controesame della parte del pubblico ministero Ezio Denti, che era esaminato il prof. Autore della consulenza chimico-merceologica acquisita agli atti sulle fibre tessili pirate dall'autocarro dell'imputato e sulle fibre di colore rosso rinvenute nel corpo non più in vita di Yara. Come vi dicevo, le fibre non è che sono patrimonio genetico, ogni sedile ce l'ha diversa, semplicemente continuano a portare in una direzione, che quell'auto fatalità a quella marca, fatalità proprio quella dei Bossetti. L'udienza del 20 gennaio 2016, rinunciando le parti all'audizione del perito trascrittore delle conversazioni oggetto delle intercettazioni, era dedicata all'esame dei consulenti del PM, capitanato da Maresciallo, occupatosi della raccolta e tipizzazione delle fibre tessili presenti negli indumenti della vittima e sugli automezzi dell'imputato. Erano altresì acquisite la missiva del tech board di in data 26, relativa tecnica ai consulenti sugli automezzi veicodili. All'udienza del 29 gennaio 2016, comunque vedete, cioè un giorno, se sono contate solamente per parlare di queste fibre tessili, due giorni di seguito, mamma mia. All'udienza del 29 gennaio 2016 erano escussi il consulente della difesa, Vittorio Cianci, il colonnello, il maresciallo, autori del confronto tra le particelle metalliche rinvenute sul corpo non più vita di Yara e quelle presenti nel furgone Iveco di proprietà dell'imputato, nonché acquisite le relazioni in materia di fibre tessili redatta dall'ingegner Cianci. Quindi anche le sfere sono state trovate sul corpo e uguale anche sul furgone. Anche questo la serie non lo diceva. L'udienza del 3 febbraio 2016 era dedicata all'audizione dei genetisti forensi consulenti della difesa di parte civile e della difesa dell'imputato. E oggettivamente noi non ci capiamo un cazzo, quindi fino a una certa l'illusione di poter capire e essere esperti è molto spesso figlia dell'ignoranza. Quando sei poco e leggi due righe e credi di essere esperto di padroneggiare quell'argomento, ma in realtà ne sai poco, ne capisci poco. Scusate, faceva caldo. Continua l'udienza quindi il 12 febbraio 2016 e il pubblico ministero produce la documentazione in inglese in merito alla scadenza dei polimeri per le analisi genetiche. Tutte queste cose io continuo a dire, noi purtroppo non abbiamo veramente idea di che cosa siano, cioè non possiamo veramente sapere quando è che scadono i polimeri. Boh, quindi per questo vi dicevo, c'è un grado dove noi ci dobbiamo semplicemente fidare e basta. E purtroppo non è abbastanza, ecco, per andare e parlare in maniera spavalda del DNA di qua e di là. Non lo sappiamo, voi sapete quando si consuma, quanto è il minimo che serve per un'analisi di quantità del DNA. Io non ne ho idea, credo che molti di voi idem. Vabbè, continuiamo. L'udienza del 19 febbraio 2016 era dedicata all'esame dei consulenti informatici del pubblico ministero, in cui erano acquisite le relazioni. L'udienza del 26 febbraio riprendeva l'esame dei testimoni ed erano escussi persone che praticamente sembrano i parenti di Bossetti, cioè Esther la madre, il fratello, i cognati dell'imputato e la moglie. Il pubblico ministero produceva una fotografia aerea del parcheggio antistante il cimitero di Brembate Sopra e i fascicoli fotografici contenevano fotografie di Yara e di autovetture mostrati alle testazzoline in fase di indagine di dibattimento. Lo scopriremo dopo. L'udienza del 26 febbraio 2016 erano escussi nomi, nonché acquisite 4 bolle di trasporto di materiale edile intestata alla ditta. L'udienza del 4 marzo 2016 aveva luogo il controesame della parte dei difensori dell'imputato, consulenti informatici, quindi tutto il controesame. Non ha potuto difendersi.
c'è il controesame, vabbè, fino all'udienza dell'11 marzo. L'11 marzo 2016 ci sono i file con le trascrizioni registrate dell'interrogatorio, acquisita dalla stampa della pagina homepage del sito WikiHow, dell'interrogatorio di Massimo Bossetti in data 8 luglio 2014, corpo del reato della calunnia in danno a Massimo Maggiori, nonché copie di alcune pagine del quotidiano L'Eco di Bergamo del 28 novembre 2010. Ma quindi L'Eco di Bergamo, che era nella serie, era direttamente in un certo senso connesso con questa cosa? Cioè è stato tirato in causa? Sinceramente, in merito proprio alla cosa della calunnia, sembrerebbe forse hanno riportato delle parole di Bossetti, non lo so. All'udienza del 16 marzo 2016, concluso l'esame dell'imputato, aveva inizio l'esame dei testimoni della lista della difesa. Massimo Bossetti, non comuni alle altre parti, Giovanni Ruggeri, del quale su accordo delle parti era acquisito anche il verbale di SIT, Giovanni Terzi, tecnico informato della famiglia Bossetti, Mauro Rota, Dominic Salsarola e Franco De Gregorio, direttore della ditta Clemar di Chignolo. La difesa produceva la consulenza del medico legale redatta dalla dottoressa Ranalletta. Quindi una consulenza medico legale sarà su qualcosa, forse sui dati effettivamente dell'autopsia di Yara. Quindi i dati ce l'hanno avuti, non si sono potuti difendere per 15 anni. Qualcosa c'era, ecco, vabbè. All'udienza del 18 marzo 2016 erano esaminati Ivo Bonesi, direttore generale della Clamar, Cinzia, che il 26 novembre 2010 in ambivere aveva udito un grido sospetto provenire da un furgone. Ah! Quindi c'è un possibile testimone? Questa cosa non la dice la serie. Nella serie magari dice una spiegazione dicendo ok, l'accusa ci accusa di questo, ma noi abbiamo sconfessato tutto perché abbiamo dimostrato o abbiamo trovato qualcosa che insomma non risultava credibile. Insomma, se una persona sente una cosa del genere e testimonia in tribunale, cade anche sinceramente tutta la cosa che molti dicono, vabbè, ma questa bambina è stata fatta salire sul furgone, non ha fatto niente. Sono molto contenta, adesso siamo solamente a pagina 11, guardate quante cose abbiamo scoperto. Poi c'è Pietro, io non dico i cognomi così evitiamo magari, bibliotecario di Brembate, Eugenio e Riccardo, che nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010, impegnati a cambiare una gomma in via Rampinelli, non distante dall'abitazione della vittima, Paolo Imi, Stefano, padre di giovani frequentatori della palestra. E se non sbaglio, quei due che stavano sulla strada sono quelli che dicono di aver visto un furgone che era simile a quello di Bossetti. Su accordo delle parti era acquisita l'annotazione di servizio relativa alle immagini registrate dalla telecamera della filiale Rampinelli del credito cooperativo. La Corte invitava la difesa a formalizzare, mediante missiva, da inoltrare in cancelleria, le rinunce ai testimoni preannunciate nel corso dell'istruttoria, specificando rispetto a quanto già indicato in lista le circostanze sulle quali avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni non pronunciati. Insomma, la difesa doveva sapere che volava, ecco, ho capito bene. Nel caso correggetemi, non è il mio lavoro. All'udienza del 30 marzo 2016 erano esaminati Daniela, madre di un frequentatore della palestra, il custode della palestra, quello là che citano nella serie, dicono non hanno approfondito, ma come? Hanno fatto la perquisizione, l'hanno sentito in tribunale, va. Il consulente informatico della difesa, Giovanni Bassetti, che depositava la relazione di consulenza, Antonio Coppola, direttore della ditta che produce i tessuti e gli allestimenti interni degli autoveicoli Iveco, nomi su nomi su nomi, alcuni frequentatori del centro sportivo presenti la sera della scomparsa di Yara. Quindi scusami, ma nella serie lasciano quasi intendere, quando si parla del tribunale, che non avessero sentito nessuno, c'erano solamente le amiche di Yara e nessuno aveva visto niente. In realtà queste sono state sentite un sacco di gente, cioè saranno tipo una decina di persone, sinceramente. E non sono solamente amiche, sono anche ragazzi, quindi chissà di quante varietà. E il compagno di catechismo della vittima. Più sto approfondendo, più mi sembra che la serie onestamente poteva dire di più, poteva dire queste informazioni e dire che magari perché per loro non erano eloquenti, ci sta. Però così, vi consiglio anche di vedere il profilo Instagram dell'avvocato di Bossetti, Salvagni, perché a quanto pare le cose degli innocentisti stanno talmente sfuggendo di mano che lui per primo deve sconfessare determinate cose.
siamo arrivati all'assurdo. Era altresì acquisita ai sensi la missiva per il quale Ivo, sciogliendo la riserva assunta durante la sua testimonianza, confermava presso la Clamar non vi erano registrazioni salvate relative al periodo compreso tra il 26 novembre 2010 e il 26 febbraio 2011. Al termine delle audizioni testimoniali, i difensori dell'imputato confermavano la rinuncia a numerosi testimoni preannunciata nella memoria depositata in cancelleria il 21 marzo 2016, illustrando le ragioni della rilevanza delle testimonianze non rinunciate, comprese quelle che, per le quali si era invano chiesto il consenso delle altre parti all'acquisizione dei verbali. Cioè, quindi hanno chiesto prima dei verbali per poter approfondire questi test, poi a un certo punto hanno rinunciato ad alcuni dicendo alcuni erano più importanti. Ma come? Cioè, c'erano tanti, a me sembra che la difesa avesse tanti dubbi sulle persone che erano lì in palestra con Yara e erano scettici sul fatto possibile non avessero visto niente. Avevano la possibilità di interrogarli, di fargli delle domande, perché non gliele hanno fatte? Boh. Pubblico Ministero, difesa della parte civile sottolineavano la superfluità dei testimoni a cui la difesa non intendeva rinunciare. All'udienza del 1 aprile 2016 erano esclusi i frequentatori del centro sportivo di Brembate Sopra, nomi, una decina di persone che il giorno della scomparsa della vittima avevano notato un non meglio identificato furgone sospetto. Cioè, ma fatemi capire. Un altro dice: passato nelle vie limitrofe al centro sportivo il giorno del fatto, l'addetta delle polizie del centro sportivo, la guardia giurata della banca di via Rampinelli, il giardiniere di una delle ditte del campo. Cioè, ma quindi tutti hanno visto un cazzo di furgone. Cioè, ma come? Cioè, vi giuro, io sto andando fuori di testa leggendo sta roba. Cioè, ci sono una roba tipo 20 testimoni che hanno visto un furgone. Poi vedremo se effettivamente corrisponde con quello di Bossetti. Ma seriamente? Ma seriamente? Cioè, quante prove ci sono? Quanti testimoni ci sono, santo cielo? Quanto è potente questa narrazione, onestamente, del non ci sono prove, nessuno sa niente, nessuno sa niente. E quanta gente ci è cascata come dei coglioni proprio, si sono fatti fregare. C'ha ragione Vanna Marchi, i coglioni vanno inculati, effettivamente siete stati inculati, santo cielo, io vi giuro. All'esito dell'audizione dei testi, le parti si riportavano alle considerazioni espresse alla precedente udienza e la Corte provvedeva con ordinanza a revocare la parte delle testimonianze originariamente ammesse in quanto superflue, non pertinenti o manifestanti sovrabbondanti. Quindi, insomma, c'era troppa gente addirittura. Magari effettivamente, cioè, chiama uno per dire: sì, ho visto un furgone sospetto. Poi gli chiedi: sì, ma com'era? Era un Iveco? Era quest'altro? Così dico: no, non mi ricordo. Sono superflue, sono inutili, fanno cacciare e basta. Ed è giusto che vanno eliminate. Però vi posso dire una cosa: a sto processo, cioè, veramente hanno scandagliato qualsiasi cosa, pure troppo. Addirittura gli dicono: guarda, pure superflua la roba, c'è sta troppa roba. La difesa si è lamentata di: c'è troppa roba, addirittura troppe persone, troppe così. E non era stato fatto bene, non erano state approfondite le cose. A me mi sembra pure troppo. Cioè, pensa se non facevano, che gli dicevano a sto punto. All'udienza del 15 aprile 2016 erano sentiti il consulente informatico della difesa dell'imputato Luigi nel quale era stata acquisita la relazione il responsabile Vodafone, l'ex collega di Massimo Giuseppe Bossetti, Marcello, l'amico dell'imputato, la giovane frequentatrice del centro sportivo di Brembate, una ragazza, e altre ragazze, il figlio dell'imputato, che io non nominerò. Madonna mia, hanno dovuto testimoniare. Questa è una cosa molto triste, onestamente. Capisco che sia magari necessaria, però è molto triste che la sorella di Yara abbia dovuto testimoniare, il figlio più grande di Bossetti abbia dovuto testimoniare. Credo sia un'esperienza traumatica, quindi è molto triste. Capisco che magari sia stata fondamentale, però mi dispiace molto, insomma, per questi ragazzi. Il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione dell'estratto del tabulato della cella di Brembate di sopra di via Locatelli, contenente la telefonata effettuata tra le 18:39 del 26 novembre 2010 da Lisbeth Ken Marino, utilizzata per l'allineamento degli orari delle telecamere oggetto degli accertamenti videofotografici. Alcuni estratti da Google Map con indicazione delle distanze tra Brembate sopra, Chignolo d'Isola e Mapello. Le relazioni meteo dell'Aeronautica Militare sulle condizioni meteorologiche del 26 novembre 2010, giorno della scomparsa di Yara, e del 17 agosto 2010 e 9 settembre 2010,
allo scopo di circoscrivere temporaneamente i fatti riferiti alla test. Le ricevute dei pranzi dei mesi di agosto e settembre 2010 consegnate dall'imputato alla propria commercialista, sempre a scopo di riscontro delle dichiarazioni di quest'alma. 5 lettere inviate dall'imputato nel gennaio 2016 alla detenuta Luigina Adamo, l'escussione degli ausiliari e l'acquisizione della consulenza tecnica integrativa redatta dal reparto videografia dei RIS di Parma, in merito alla lunghezza, CD passo, dell'autocarro immortalato nelle telecamere della banca di credito cooperativo della ditta di Polis, nell'area del servizio Shell della stessa. Chi è la detenuta? Era del romantichello, non lo so, sono curiosa, questo un pettegolezzo così detto, sono molto curiosa sinceramente. La difesa dell'imputato chiedeva l'individuazione dei numeri telefonici degli edicolanti sentiti in fase delle indagini preliminari e in dibattimento, onde verificare sui tabulati telefonici dell'imputato egli li chiamasse per sapere se avessero determinati gadget o figurine destinati ai figli. Ma allora eccolo, scusatemi, ma questo nella serie, infatti, inizialmente, nelle prime puntate, quando dicono il furgone che va avanti e indietro, inizialmente accennano del fatto che il video sia stato tagliato, c'è cioè, per esempio il Bussetti che dice sì, ma io ci andavo spesso lì proprio perché andavo all'edicola a prendere le figurine dei miei figli. La versione dopo, verso il finale, è che oh, mi hanno posizionato lì, però io in realtà potevo benissimo essere a casa perché la stessa cella prendeva sia lì nella palestra, sia direttamente a casa mia. Quindi, qual è la verità? Scusatemi, qual è l'alibi della difesa? Che Bossetti stava a casa o Bossetti che era andato avanti e indietro per prendere queste cavolo di figurine all'edicolante? Non lo so, ecco, non lo so, però insomma ci sono i tabulati. L'acquisizione preventiva del meteo del 26 novembre 2010 e del settembre, della documentazione sanitaria del clinico Massimo Giuseppe Bossetti preso la casa circostanziale, di tutta la documentazione contabile dell'impresa, gli estratti conto, la richiesta di pagamento allo scopo di provare le difficoltà economiche dell'imputato e le conseguenti necessità di svolgere più lavori in contemporanea, del diario di Yara e delle annotazioni della polizia giudiziaria relativa al suo contenuto in data, delle ricevute dei passi intestate alla ditta condivisa di Massimo Bossetti e la nota informativa del RIS, quali erano tratteggiati possibili scenari in grado di spiegare la scomparsa di Yara. Qui potrebbe essere, non lo so, vediamo se dopo è effettivamente così, che l'accusa forse in un primo momento ha ipotizzato che uno dei moventi poteva essere anche magari il fatto di rapire Yara per un riscatto, visto che aveva difficoltà economiche. Non si è capito, sto ipotizzando sinceramente. Ecco, quanto è difficile onestamente capire questi dati processuali non essendo del settore. Ci sono delle cose che tu le capisci perché sono chiare, come quelle che stiamo capendo noi, però tante altre sono così, cioè se tu hai vicino una persona che ti dice no ma guarda lo stanno facendo per questo, questo e questo, ti fidi, ecco, cioè se a me qui sotto arriva qualcuno e mi dice no ma guarda questo è normale, per esempio richiedere i numeri del commercialista in qualsiasi caso, io mi fido, ecco, però non lo so. E questa è la difficoltà, cioè che noi quando non sappiamo qualcosa l'ignoranza rende deboli, e quindi l'ignoranza in un settore che non ci compete è ovvio, però se vogliamo andare a fare un po' i saputelli purtroppo non ci capiamo un cazzo, dobbiamo essere a scendere a patti con noi stessi, ecco, tutti i limiti che abbiamo. Generali in grado di spiegare la scomparsa di Yara, della consulenza tecnica sul personal computer della famiglia Gambirasio, del decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti di Fikri Mohamed, della mail inviata dalla polizia scientifica dal professore Emiliano Giardina il 3 novembre 2011, nella quale ignoto uno era impropriamente chiamato indagato dal consulente, e dell'articolo del titolo utilizzato del DNA mitocondriale in fase forense, a firma del predetto Giardina, della consulenza predetta bla 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 bla, e dell'elenco degli elettroferogrammi citati nel dottor Capra nel corso dell'audizione, di alcune fotografie del furgone del centro sportivo, della fattura di noleggio di una pala meccanica in data 26/11/2010 da parte di Mobile Project, della fattura di geolegno relativa al prodotto di Disquasti, di un elenco bibliografia, della codificazione delle slide relativa agli accertamenti video fotografici proiettate nel lago durante la sua deposizione, dei fogli di lavoro del RIS, le analisi effettuate durante il processo, documentazione relativa all'inizio dell'anno scolastico dell'istituto professionale frequentato dalla figlia, dei 12 HD originali, delle riprese video delle telecamere installate nei comuni del consorzio, delle riprese video, presentazioni, abitazioni dell'imputato.
Oddio, oddio, ecco, l'audizione ai sensi di Boris Esser in relazione alla frequentazione da parte dell'imputato del centro estetico da lei gestito, nonché ai sensi dell'espletamento di una perizia genetica forense avente ad oggetto l'ispezione di tutti gli indumenti e campioni biologici, tamponi biologici, margini, unguali, rilevati in corso dell'autopsia, onde verificare su se stessi fosse possibile rinvenire tracce biologiche che attribuite a Massimo Bossette, relative ai profili genetici nucleare, mitocondriale, stabilirne la natura ematica, spermatica, salivare o tricologica. Tricologica credo sia i peli. Boh. L'esame dei campioni biologici prelevati da diversi tessuti del corpo non più in vita, onde determinare il profilo genetico nucleare e mitocondriale di Yara e se in quest'ultimo fosse ravvisabile eteroplasmia, indicandone eventualmente il grado e le caratteristiche. L'esame dei campioni biologici prelevati dai diversi tessuti dell'imputato, onde determinare il profilo genetico nucleare e mitocondriale di Massimo Bossetti e se in quest'ultimo fosse ravvisabile l'eteroplasmia, indicandone eventualmente il grado e le caratteristiche. L'analisi di tutti gli estratti del DNA in cui era ravvisato il profilo genetico di ignoto 1, onde verificare se i genomi di Yara Gambirasio e dell'imputato fossero presenti nella loro interezza, ovvero il profilo nucleare e mitocondriale, e se fossero rinvenibili profili biologici di altri soggetti, e in caso negativo offrire una spiegazione scientifica dell'incompletezza dei profili. L'analisi e il confronto dei profili, di cui la relazione Previdere-Grignani del 5 gennaio 2015 e del DNA mitocondriale degli estratti di DNA estrapolati dalla polizia scientifica dai guanti della vittima e della salvietta rinvenuta in sede di sopralluogo. Completamento di una perizia diretta a determinare l'orario reale delle immagini restrittive delle telecamere Polint 1, Polint 2 Shell, tabulati telefonici in merito all'orario dei dipendenti, cartellini, bla 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 bla. Nuova audizione di Fabrizio Francese volta a chiarire quale autovettura avesse visto in uso il 26 novembre 2010. Acquisizione della documentazione relativa al pagamento del carburante effettuato presso il distributore Shell di Brembate sopra e l'acquisizione del video integrale delle riprese delle telecamere. Dai, dai. Dai, che ti vuoi inventare? Dai, su. L'espletamento di una perizia volta a stabilire se le particelle metalliche rinvenute sul corpo non più in vita della vittima provenissero dal furgone dell'imputato o dal cantiere dove lavorava all'epoca. L'espletamento di una perizia volta a stabilire se le fibre repertate sui leggings e sul giubbotto della vittima provenissero dai tessuti del sedile dell'autocarro dell'imputato. Esecuzione di una perizia medico-legale volta a stabilire l'ora del decesso, il tempo di permanenza del corpo non più in vita nel campo di Chignola d'Isola, dinamiche e mezzi dell'aggressione e l'audizione di Davi Vincenzetti di Hacking Team SRL e del collega di lavoro. I difensori chiedevano altresì la revoca delle precedenti ordinanze istruttorie e l'audizione di Vilma Alborghetti, presente nelle vie circostanze del centro sportivo. Ecco, vedi, anche questo, per esempio, noi circostanze istruttorie, cioè queste richieste sono impenetrabili per un pubblico generalista. E come vi dicevo, non è un problema, perché in quanto popolo, diciamo così, dobbiamo capire che certe cose non possono essere decise da noi. Noi non possiamo decidere a chi dare, che ne so, dei fondi, non possiamo decidere, che ne so, a chi dare un prestito, non possiamo decidere chi è che è colpevole, chi arrestare. Deve esserci qualcuno sopra che si è approfondito, si è specializzato proprio su questo per definire. Quindi noi, io posso capire che la gente dice, ma vi pare giusto che noi popolo dobbiamo accettare che le persone vanno in galera sì o no senza poter fare niente? Io capisco che dà un senso di impotenza. Ma così come dà un senso di impotenza il fatto di non poter essere il presidente del tuo paese, cioè non credo che gli americani siano contenti nel caso ci vada Trump a fare il presidente, avranno un senso di impotenza. Il punto è che le società funzionano delegando parti della vita sociale e delle responsabilità. Quindi tu deleghi la responsabilità di educare tuo figlio alla maestra, deleghi al poliziotto teoricamente di non lo so, punire e arrestare chi dovrebbe, poi che sia o meno così è tutto un altro discorso molto più complicato, e deleghi alla parte giuridica di decifrare se una persona, di capire se una persona è colpevole o meno. Non possiamo fare i processi di piazza, cioè non possiamo fare noi che tentiamo di capire se una persona
è colpevole o meno, perché noi abbiamo tanti bias e tanta ignoranza, quindi servono persone che hanno lavorato solamente su quello. A me non mi sembra così assurdo e ci sta, cioè capisco che sia brutto leggere queste cose e rendersi conto che alcune cose sono difficili da capire. Però funziona così la vita, uno si può specializzare in una cosa, cioè io mi sono specializzata nella rappresentazione del cinema, nell'analisi del cinema, dell'audiovisivo, poi il resto no, cioè se io non so fare un innesto di due piante me la prendo in saccoccia, ma accetto sta cosa. Se non so gestire una cucina, un ristorante, è perché non la so fare. E dobbiamo venire a patti con questa cosa, ecco. Ci sono due persone che a quanto pare in fase di indagine avevano riferito della presenza presso il centro sportivo di un molestatore e un altro tizio e altri tre tizi sull'utilizzo dei cani molecolari sono stati sentiti. L'udienza del 22 aprile 2016, sentite le parti sulle richieste istruttorie di controparte, la Corte pronunciava l'ordinanza disponendo l'acquisizione dell'estratto del tabulato della cella di Brembate di sopra, via Locatelli, contenente la telefonata effettuata alle 18:39 del 21-26-10-2010, estratti di Google Map, della relazione dell'aeronautica militare, estratti meteo, bla bla bla. Slide proiettata ancora così, le udienze del 13 e 18 maggio 2016 erano di alla requisitoria del pubblico ministero che chiedevano di dichiararsi le penali responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti e la condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi 6. La discussione proseguiva all'udienza il 20 maggio 2016 con i difensori delle parti civili. Quindi anche qua, cioè, boh, a me sembra che anche cose assurde, cioè per esempio quello che parlava, c'era cioè un molestatore che girava la palestra, pure sta persona, boom, presa, sentita in tribunale dicendo che hai sentito, che hai detto, e il grande problema è questo processo, a quanto pare, per la difesa stessa, è il fatto che c'è troppa roba che c'entra un cazzo, che non serve a niente, ma meglio così, perché altrimenti cioè, già così hanno detto, non hanno indagato abbastanza. Se facevano di più che sentivano, scusate, anche il tizio che non lo so, aveva visto una volta un video su YouTube che parlava di Brembate di sopra, non lo so, cioè dai, ecco. La difesa di Maura Panarese, ovvero la mamma di Yara, chiedeva l'affermarsi la piena responsabilità dell'imputato per il delitto a lui iscritto e a capo A e la condanna alla pena ritenuta a giustizia, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificabili con 983.970 euro, insomma quasi 1 milione, per la madre della vittima. E mezzo milione per ciascuno dei figli minori che vengono citati e io non cito. In caso di condanna generica, il riconoscimento di un provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore a complessivo 300.000 euro e la rifusione delle spese processuali è depositata alla conclusione scritte a note spese. La difesa delle parti civili di la figlia, la sorella di Yara e il padre chiedeva di dichiararsi la piena responsabilità dell'imputato con la conseguenza condanna e richiedono praticamente le stesse identiche cose che hanno fatto la madre. Perché due avvocati diversi? Io non vi so dire, forse per diversificare, credo che la figlia fosse maggiorenne, non lo so sinceramente. Ah, forse perché la figlia essendo maggiorenne ipotizzo il risarcimento maggiore rispetto ai fratellini, 150.000 euro. La difesa della parte civile di Massimo Maggioni, ovvero Massimo, colui che Bossetti ha fatto passare un po' come il gemello cattivo, concludeva per l'affermazione della pena e responsabilità dell'imputato per il delitto di calunnia a lui ascritto nel capo B e la condanna della pena ritenuta di giustizia al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa di 100.000 euro o in subordine al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro alla rifusione delle spese depositando. Altresì, conclusioni scritte e nota spese. Allora, io non so sinceramente anche qui, è molto semplice vedere somme grandi e fare del buonismo. Come vi dicevo, 25.000 euro per esempio fatturati, come veniva scritto dai dati processuali dalla moglie di Bossetti per delle interviste, io a livello etico non me la prendo con lei che chiede questi soldi, è una donna rimasta sola che deve pagare delle spese legali enormi e deve tirare su 3 figli. Io nel caso me la prendo con se sono, che ne so, la Rai, una televisione pubblica che paga una persona che è famosa semplicemente per essere la moglie di un condannato o un accusato di una roba gravissima. Lì mi sembra effettivamente una roba eticamente sbagliata. Poi uno può chiedere qualsiasi cosa, uno può chiedere per le mutande usate 1 milione di euro e se qualcuno glielo dà, questo è il mercato. A livello etico, come vi dicevo, metto delle restrizioni solamente per quanto riguarda cose di Stato, quindi TV di Stato,
giornali che magari prendono contributi pubblici, lì nel caso i soldi li devi spendere così, per me, ecco. Le spese processuali sono normali queste cifre? Io non ne ho idea. Sono obbligatorie da scrivere? Non ne ho idea. Credo che, onestamente, come molto chiaramente vi dico, soldi per i figli di Bossetti, secondo me, sono giusti. Cioè, se riesce, questa riesce a fare, vende interviste, riesce a fargli avere una buona vita a sti ragazzini, per me è sensato. Idem per quanto riguarda i fratellini di Yara. Sono dei ragazzini che per forza di cose hanno subito qualcosa che potrebbe traumatizzarli a vita. Cioè, noi non sappiamo se ancora oggi i figli di Bossetti o i fratellini di Yara ancora vanno in terapia. E non mi sembra una roba così assurda, vi dico la verità. Cioè, mi sembra una roba normalissima, purtroppo, che una roba così traumatica ti segnerà vita e ti potrebbe creare dei problemi a vita che ti ostacolano anche nella vita normale. Cioè, se io non stento a credere che un fratellino che ha perso una sorella così possa soffrire di una depressione debilitante a vita, non lo stento a credere. La sua vita in parte è stata rovinata da qualcun altro. E i soldi non risolvono tutto, ma ovviamente ti aiutano a vivere una vita decente, ti aiutano a poter andare dallo psicologo, ti aiutano a poter, non lo so, star meglio e curarti anziché lavorare. Purtroppo i soldi aiutano, soprattutto in una sanità pubblica dove tutto è molto difficile, dove l'appuntamento dallo psicologo magari te lo danno tra 3 anni, ecco. Quindi non vi so dire, io non lo so, non ho mezzi per valutare se è tanto, poco, giusto o sbagliato, non lo so, credo che tutte queste persone. Ci manca giusto che devono perdere i soldi, ecco, il Gambirasio per aver perso una figlia, cioè, seguito dalla giustizia, ci devono pure perdere i soldi, mamma mia, vita. Spero che, non lo so, tutti questi figli involontariamente nel mezzo di questa roba mediatica siano tutelati e abbiano l'opportunità di vivere una vita il più possibile tranquilla, ecco, non lo so. L'udienza del 27 maggio e del 10 giugno 2016 erano dedicate alle arringhe dei difensori di Massimo Bossetti, che chiedevano per il capo A l'assoluzione per non aver commesso il fatto e per il B l'assoluzione per il fatto non sussiste, ovvero perché non costituisce reato in quanto scriminato dall'esercizio del diritto di difesa o per la mancanza dell'elemento soggettivo, depositando una memoria scritta in merito alla determinazione dell'orario reale delle telecamere della ditta e della sincronizzazione delle telecamere del distributore Shell. L'udienza del 17 giugno 2017 era dedicata alle repliche. L'udienza del 1 luglio 2016, torniamo indietro, la difesa produceva un'ulteriore memoria difensiva di Bossetti, rendendo spontanee dichiarazioni. La Corte d'Assise, all'esito della deliberazione di Camera di Consiglio, pronunciava la sentenza dando lettura del depositivo. E qui arriva la sentenza. Allora, noi qua, sinceramente, magari uno può dire, vabbè, ma è inutile tutta questa roba. Onestamente, credo che sia giusto aver letto tutta la parte in cui abbiamo descritto come è andata tutta questa roba. Perché tutta, come si può dire, tutte le varie udienze, proprio per capire quante strade sono state scandagliate il più possibile. Quindi quando ci dicono che non sono state approfondite, possiamo capire, cioè abbiamo preso tante informazioni da questo. Per quanto riguarda, diciamo, il tizio che Massimo ha accusato, ha detto che era l'evil Bossetti, il gemello cattivo, quella è un reato, la canuglia, che non è più un reato, quindi. Purtroppo, attacchi, ecco, brutto da dire. Allora, motivi della decisione, sentiamo. Introduzione, finalmente dovremmo essere a pagina 16, quindi effettivamente entriamo nel merito su cosa hanno deciso. E però secondo me era fondamentale capire prima perché. L'istruttoria dibattimentale concernente l'OMI di Yara Gambirasio, protrattasi per quasi un anno, è stata assai articolata e complessa e per molti aspetti sovrabbondante. Come abbiamo detto, insomma, tanti testimoni. Leggendo la parte prima abbiamo capito perché. La sentenza si è fatta carico di esporre tutte le fonti di prova che hanno avuto ingresso nel dibattimento e per orientare la lettura è utile riassumere fin d'ora gli argomenti più rilevanti per la decisione, con indicazione del capitolo in cui ciascuno di essi trova specifica diffusione e diffusa motivazione. In estrema sintesi, dunque, 1. La 13enne Yara Gambirasio, veduta viva per l'ultima volta mentre usciva dalla palestra del centro sportivo di Brembate di Sopra verso le 18:45 del 26 novembre 2010, è stata trovata non più in vita il 26 febbraio 2010 in un campo di Chignola d'Isala. La causa della scomparsa, perso la vita, intervenuta tra le ore 22 del 26 novembre 2010 e le prime ore del giorno successivo, deve essere ricondotta al concorso tra le plurime lesioni da taglio, da punta, da taglio e di natura contusiva, tutte cagionate mentre la vittima era viva.
e nessuna di esse mortali, e che conclamavano la volontà della gente di infliggere sofferenze non strettamente funzionali alla morte, che fonda la contestazione dell'aggravante di sevizie. Quindi effettivamente dei tagli che non erano abbastanza profondi per togliere la vita, ma erano una sorta di tortura. E lo stato di ipotermia derivante dall'abbandono del corpo all'aperto. Lo stato di conservazione del corpo non più in vita non ha consentito di accertare le dinamiche dell'azione OMI, in particolare sotto il profilo dell'ordine delle ferite, della direzione dei colpi e delle reciproche posizioni aggressore-vittima. Perché, sì, perché ovviamente tu, se c'hai una ferita ancora fresca, riesci a capire proprio, che ne so, dall'alto verso in basso, quindi capisci anche la dinamica, questo stava sopra, questo stava sotto, di qua di là. Purtroppo è passato tanto tempo, il corpo va male, purtroppo detto così, in maniera così, e quindi si gonfiano, arrivano gli animali, e quindi si deformano le vie delle cose. C'è da ricordare, io vi ricordo, che viene detto anche nella serie, che la polizia perquisisce la casa di Bossetti e si dimentica dietro dei coltelli, quindi quando si parla di cose, come si dice, indagini fatte male, a quanto pare, insomma, anche a favore di Bossetti, in un certo senso, che questi coltelli, che potrebbero, come non potrebbero, essere una cosa fondamentale, cioè magari lui li presentava e non erano l'arma con cui è stata fatta questa roba, in realtà lui, quando la moglie glielo dice, fa buttali, e la moglie li butta via. Quindi quello che poteva essere la chiave per salvarsi o per essere inchiodato, Bossetti decide di buttarla via, perché ha detto che forse ci aveva tagliato il fumo. Certo, decisamente se meglio è stare all'ergastolo con la condanna per aver fatto del male a una tredicenne, anziché, non lo so, 2 mesi di a casa per aver fumato 2 canne. Vabbè, va là a capire Bossetti, sinceramente. Nonostante non sia stato possibile accertare il luogo esatto, l'ora e le dinamiche del prelevamento e del trasporto della vittima nel campo di Cignolo, la corte ha ritenuto acclarato che la protratta azione lesiva e la morte siano avvenute in quel campo, da cui il corpo non più in vita non è mai stato spostato. La difesa invece, oggi ho visto un reel dell'avvocato, sostiene che quel corpo sia rimasto lì per almeno 20-30 giorni, della totale invece 90, mi sembra. Tanto tempo, quindi qualsiasi altra versione non è coincide né con l'accusa né con la difesa, inventatevi qualcosa. La piena e perfetta corrispondenza tra il profilo genetico maschile denominato ignoto 1, estrapolato dagli slip di Yara fin dal maggio 2011 e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto di parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale, e il profilo genetico dell'imputato, soggetto estraneo alla rete relazionale della vittima, nonché il dato estremamente significativo rappresentato dal luogo ove la traccia è stata lasciata, slip e leggings, in corrispondenza del taglio degli indumenti della vasta lesione a forma di J sul gluteo. Madonna, pura bambina. Insomma, il tuo DNA è stato trovato lì. Massimo, che te vuoi inventare? Perché è stato trovato dentro le mutande della ragazzina? Come molti che scrivono, però può succedere a tutti. Succede a tutti cosa? Scusate, ma voi lasciate il vostro DNA nelle mutande dei bambini? Io no. No, poi c'è la differenza tra DNA effettivo e DNA da contatto. Questo è DNA effettivo e non DNA da contatto, che invece è più volatile. Come vi dicevo, c'era Melania Re, che inizialmente avevano trovato questo DNA sotto le unghie, e poi era la tizia che aveva fatto la ricostruzione alle unghie tipo 2 settimane prima. Perché il DNA da contatto, diciamo, pure se apri una maniglia, questo DNA è una cosa differente. Collocano Massimo Bossetti nel luogo e nel momento dell'azione lesiva che ha portato Yara Gambirasio a perdere la vita. I risultati delle indagini genetiche hanno ricevuto piena conferma da una serie di elementi raccolti sotto il fermo dell'imputato, e in particolare il fatto che il titolo del profilo genetico estrapolato dagli slip e dei leggings della vittima si trovasse nella zona della scomparsa dell'orario compatibile con la scomparsa medesima. Ecco qui, arriviamo finalmente nella proprio la parte cicciosa. Cicciona così, ecco, il punto è questo: c'è il DNA, Bossetti viene collocato in quel periodo, in quel momento, in quel luogo, proprio quando Yara scompare. L'assenza di alibi, o per essere più precisi, il fatto che l'imputato non sia mai, neppure in epoca assai vicina al ritrovamento del corpo,
stato in grado di riferire i suoi movimenti in quel tardo pomeriggio, il rinvenimento degli indumenti di Yara di fibre sintetiche compatibili con i termini di composizione chimica, colore e abbondanze relative, con quelle del sedile dell'autocarro dell'imputato, la presenza sulle scarpe e sugli indumenti della vittima di sferette metalliche e sulla cute e all'interno delle ferite di particelle di calce, elementi collegabili all'attività del carpentiere svolta dall'imputato. Massimo, ma che te l'ho inventata, santo cielo? Inoltre anche questo, cioè il fatto che non ci siano mai un alibi. Nella serie c'era Luca Delese e diceva ma le amiche di Yara sembrava quasi stessero seguendo un copione, nessuna si ricordava niente. E allora Bossetti che si ricorda dal giorno 1 che cavolo aveva fatto quel pomeriggio? Quindi non si sa che aveva fatto in quel pomeriggio, dove stava Bossetti? Niente? Non si sa? Il cellulare, roba così, non si sa? Vabbè. La presenza sul computer in uso della famiglia dell'imputato di ricerche al medesimo riconducibili al carattere latamente pedo. Poi successivamente abbiamo chiarito questa cosa, cioè il cavillo che è per bambini molto piccoli, quando si parla di adolescenti o preadolescenti è in realtà un'altra cosa, mi sembra efebico, boh, una roba simile, quello forse per i ragazzini, però insomma c'era un altro nome effettivo, però stiamo parlando di preadolescenti, ecco. Allora arriviamo al punto 1, la scomparsa di Yara, e vi ricordo, oddio, qui ci sono anche delle note a piedi pagina. Venerdì 26 novembre 2010 intorno alle 20:30 Maura e Fulvio, i genitori di Yara, segnalavano ai carabinieri la sparizione della figlia tredicenne Yara. Alle 17:20 recatasi presso la palestra di ginnastica ritmica del centro sportivo di Brembate di Sopra per consegnare all'insegnante un registratore da utilizzare la domenica successiva durante le gare e mai tornata a casa. La prima segnalazione era della madre che, avendola pregata di rientrare entro le 18:30-18:45 e non vedendola arrivare a partire dalle 19:10, tentava invano di rintracciarla sia telefonicamente sia presso il centro sportivo, rivolgendosi infine a telefonare al marito e al servizio del 112. Anche il padre, Fulvio, perlustrava senza esito la zona intorno alla palestra e alle 20:30 circa, l'orario, come i movimenti all'interno del nucleo familiare di quel pomeriggio, sono documentati dalle immagini delle telecamere dei vicini di casa, descritte dall'annotazione del ROS di Brescia. Quindi, insomma, sono tutte verificabili i movimenti dei gambi raso, che, insomma, nella serie volevano quasi mettere in dubbio. E invece, guarda, c'hanno le prove di tutto. Si ricava a sporgere le denuncia presso la stazione di carabinieri di Ponte San Pietro, ove il brigadiere Garro tentava, anche in questo caso senza risultati utili, il rintraccio del telefono con il sistema Carro, all'epoca in uso della Procura della Repubblica, che collocava l'apparecchio in zona Monza, indicava del Nord Italia. Come illustrato dal colonnello Lo Russo nell'udienza del 23 settembre 2010, il sistema Carro è un sistema ausiliario della localizzazione degli apparati cellulari che utilizza le interrogazioni svolte da un gestore telefonico estero e consente di localizzare un apparato del cellulare sulla rete italiana nei casi in cui esso non sia stato sotto intercettazione, perché altrimenti la localizzazione è assicurata dagli stessi apparati dell'intercettazione. Diversamente da quanto accade attraverso il CD blocco, non so cosa sia, da parte del gestore italiano, tuttavia la localizzazione avviene per macro aree e con la sfasatura temporale che lo rende scarsamente affidabile, se non per informazioni generiche, quali l'ingresso in Italia di soggetti esteri, ad esempio le operazioni antidroga. Nel caso di Yara, le informazioni ottenute tramite il Carro erano smentite dal gestore italiano Vodafone, secondo il quale il telefono cellulare della ragazza al momento dell'attivazione del sistema Carro era già spento. La localizzazione CD tracciamento dell'utenza da parte di Vodafone era attivata alle ore 00:42, mezzanotte 42, quando ormai il telefono era spento. Essa consentiva, tuttavia, di individuare un ultimo aggancio della rete del cellulare alle 18:55. Nota Vodafone in cui al documento 3 delle produzioni del pubblico ministero. Secondo quanto riferito dalla madre in dibattimento, il 26 novembre 2010 Yara era uscita di casa intorno alle 17:20, orario confermato dalle telecamere di casa dei vicini, che alle 17:20 mostra una persona che esce dal cancello,
associazione, annotazione VOS, eccetera, ROS, eccetera, eccetera. Secondo quanto riferito da istruttrice e compagnia di ginnastica, era arrivata in palestra alle 17.30 e vi era rimasta fino alle 18.40. Nel dettaglio, secondo Daniela Rossi, Yara aveva lasciato la palestra alle 18.40. Silvia la notava in palestra, seduta a guardare l'allenamento delle allieve più piccole, intorno alle 18.30-18.35. Per Laura, che era rimasta in palestra circa un'ora ed era andata via alle 18.40 e alle 18.45. Secondo la ginnasta Ilaria, aveva lasciato la palestra verso le 18.40. La compagna Sara aveva riferito di dover essere a casa per le 18.30. Per Ilaria era arrivato verso le 17.30 e si era trattenuta circa un'ora. Secondo Roberta, era uscita dalla palestra verso le 18.30-18.45. Quindi, il documentario ci dice: nessuno ha visto Yara uscire. A grandi linee, qui abbiamo diverse persone che quasi tutte a grandi linee dicono lo stesso orario. È arrivata verso le 5 e qualcosa, è uscita poco prima delle 7. Tutte dicono questo. L'ultimo a vederla sembra essere stato Fabrizio, patrigno di Ilaria, che la incrociava mentre si dirigeva verso il portone di uscita della palestra di ginnastica ritmica tra le 18.40 e le 18.45. L'orario esatto in cui Fabrizio avrebbe incrociato Yara è stato oggetto di approfondimenti istruttori, sia in fase di indagine sia in fase di dibattimento. Non hanno approfondito, non hanno indagato, ecco. Secondo quanto riferito dal test alla corte, verbale stenotipico dell'udienza del 18 settembre 2015, egli era arrivato con il treno della stazione del Ponte San Pietro alle 18.24, orario confermato dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza presso la citata stazione, da cui risultava che il treno quella sera era arrivato in orario. Era sceso dal treno e si era diretto verso la sua autovettura parcheggiata nel piazzale della stazione, ove era stato raggiunto telefonicamente dalla compagna, che gli aveva chiesto di passare a prendere Ilaria in palestra. Aveva percorso i 2 chilometri che separano la stazione del centro sportivo impiegando 4 o 5 minuti. Aveva parcheggiato lungo via Locatelli, aveva attraversato il cortile esterno del centro sportivo e era entrato nell'edificio della palestra che aveva incrociato Yara proprio verso le 18.42-18.45. Secondo il diverso orario di CD allineamento delle telecamere, i cui video sono stati acquisiti dagli atti proposti alla difesa in fase di discussione, la sua Fiat 600, la cui immagine non era stata mostrata al test durante la deposizione, sarebbe passata davanti alla telecamera del distributore Shell alle 18.48 e dunque egli avrebbe incontrato Yara non prima delle 18.50. Quindi lui dice che l'ha incontrata alle 18.42, 18.45. In realtà sembrerebbe che l'ha incrociata alle 18.50. Ci cambia il mondo? Sinceramente no, però questo fa capire quanto l'indagine sia stata dettagliata, che a questo gli hanno fatto due coglioni così perché ha sbagliato 5 minuti. Quindi a me non mi sembra che uno va lì, dice quello che cavolo gli pare e dice: ah sì, il processo accetta tutto. Cioè, mi sembra esattamente l'opposto, onestamente. Ma com'è giusto che sia per un'indagine così delicata? In ogni caso, sia che l'abbia incrociata alle 18.45, sia che l'abbia incrociata alle 18.50, la ragazza, secondo le precise indicazioni fornite dal test in udienza, aveva già oltrepassato la deviazione verso il corridoio dello spogliatoio e si stava dirigendo con passo deciso verso la porta che dà sul cortile esterno. Non l'aveva seguita con lo sguardo fino a vederla varcare la soglia, ma tendeva a escludere che fosse tornata indietro verso gli spogliatoi perché avrebbe dovuto sterzare bruscamente attirando la sua attenzione. Gli è stato chiesto ripetutamente se avesse udito il rumore della porta che si chiudeva dietro Yara, ma ha risposto di non rammentarlo. Secondo la difesa, non avendola Fabrizio vista varcare la soglia, Yara potrebbe non essere mai uscita da quello stabile. Gli accertamenti compiuti nell'immediatezza all'interno degli spogliatoi, tuttavia, non rivelano alcuna traccia della ragazza, che era in ritardo, come la stessa Yara aveva riferito alla compagna di ginnastica Sara prima di lasciare la palestra. Quindi Yara dice alla sua amica Sara che era in ritardo perché sennò la mamma si arrabbiava che arrivava tardi. Quindi la sente Fabrizio che va verso la porta, non si ricorda se sente i rumori della porta chiusa o meno, però è molto poco probabile che questa qua ritorna indietro, sia perché lui non l'ha vista, sia perché teoricamente era in ritardo. Quindi si stava dirigendo a passo spedito verso l'uscita, che era quasi arrivata alla porta, e dunque è ben più plausibile che aderente al dato testimoniale, che sia uscita anziché sia tornata indietro sui suoi passi e si sia diretta senza motivo verso gli spogliatoi, senza che nessuno la notasse né nell'immediatezza né più tardi.
Effettivamente sì, se questa sta in ritardo, nessuno l'ha vista uscire né ritorna indietro, è molto più probabile che questa sia direttamente uscita, visto che non c'è nessuna motivazione per tornare indietro e stava pure in ritardo, quindi se ne dovanna. Poco prima delle 18:25 Yara riceve un sms dell'amica Martina che le chiedeva che ora fosse convocata domenica e il suo cellulare agganciava la cella di ponte compatibile con la palestra. Alle 18:44 rispondeva, sempre agganciando la cella di Ponte San Pietro, dando informazioni sulla gara di domenica. Alle ore 18:49 Martina risponde con ok e il telefono di Yara, che non è dato ancora sapere se abbia letto o no il messaggio, non avendo il servizio di conferma ricezione, non essendo stato trovato il suo cellulare. Effettivamente loro trovano una SIM, ma il cellulare di Yara scompare, a quanto pare. Ah, interessante, guarda un po', guarda un po'. Agganciava la cella di Mapello, via Natta, settore 1, anch'essa compatibile con la zona di Brembate, tra centro sportivo e casa di Yara. Per raggiungere la propria abitazione, la ragazza avrebbe dovuto uscire dal cancello principale, che affianca su via Locatelli, oppure dal cancello di via Morlotti, più comodo per andare verso via Rampinelli, seguendo il percorso disegnato dalla sorella, nel dibattito. Alle 18:55 il cellulare di Yara agganciava senza generare traffico per l'ultima volta la rete tramite la cella di Brembate di sopra, di via Ruggeri. Alle 19:11 la madre, come confermato dai suoi tabulati, provava a contattarla telefonicamente, ma il telefono della ragazza era già spento. Quindi praticamente tutto accade in pochissimo tempo. E dopo la scomparsa, il telefono di Yara veniva intercettato per mesi senza esito. Se non la registrazione dei messaggi disperati del padre e anche della madre, abbiamo sentito purtroppo. Le immagini, riprese dalla telecamera dei vicini mostravano, confermando le dichiarazioni rese dai parenti della vittima, alle ore 16:45 l'arrivo della madre e fratello, alle 17:20 l'uscita di casa di Yara, alle 17:39 l'uscita della madre e del fratello, alle 18:05 il rientro del padre e alle 18:11 il rientro della madre e del fratello. Alle 18:18 il rientro a piedi della sorella e alle 18:26 l'uscita del padre. Alle 18:47 il suo ritorno e alle 19:34 la nuova uscita a piedi del padre. Alle 19:44 l'uscita in auto della madre che andava a cercare Yara in palestra. Alle 20 il ritorno della madre e alle 23 il ritorno del padre. Alle 20:27 l'uscita del padre per recarsi in caserma e alle 20:45 l'arrivo della zia. Le telecamere della palestra non erano funzionanti, le telecamere più vicine al complesso sportivo della banca di credito, così della ditta, mostravano una serie di automezzi di cui non era possibile leggere la targa. Uno di questi automezzi, quindi l'unica telecamera nei pressi, diciamo la più vicina, è proprio questa telecamera, quella che beccherà il furgone che secondo l'accusa è quello di Bossetti. Le telecamere del credito cooperativo di Sorilose e Lepanto in via Rampinelli mostravano una serie di automezzi e persone su cui erano svolte accurate indagini senza raggiungere alcun risultato utile, scusate. Le deposizioni di Lorusso, l'udienza, bla 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 bla, sugli accertamenti a suo tempo effettuati sulle dichiarazioni di alcuni soggetti inquadrati dalle telecamere e le inutili deposizioni dei testi burani, l'udienza, sulla scorta dell'infidabilità della loro dichiarazione dell'esito degli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine illustrate dai testi Lorusso e Bonafini. E la Corte riteneva di revocare la testimonianza dei testi di tutte queste persone e altri soggetti inquadrati dalle telecamere via Rampinelli come non riferivano alcune circostanze di rilievo. Quindi loro sentono delle persone e poi la stessa accusa dice sì, non ci hanno detto niente di utile, levamo tutto. I supporti delle telecamere municipali del consorzio Isola Bergamasca erano sovrascritti, quindi vuol dire dopo un tot di ore riscrivono sopra. Dalla trascrizione fenotipica del rapporto del colonnello Lorusso, qualche giorno dopo la scomparsa di Yara, erano acquisiti dalle telecamere del consorzio dei comuni dell'Isola Bergamasca 12 hard disk, mai prodotti alla corte e la corte non li ha acquisiti per la loro inutilità e che ha appurato che erano stati sovrascritti non venivano esaminati. Se questi ogni 24 ore riregistrano quello, tu non c'hai l'immagine di quella sera, c'hai l'immagine del giorno dopo, quindi che ci fai? C'hai ragione. La circostanza che contenessero registrazioni successive era nota sin dall'inizio, ma erano acquisiti ugualmente nella prospettiva, risultata tecnicamente impraticabile, di tentare un recupero delle immagini cancellate. La difesa ha insistito anche in sede di discussione sulla necessità di acquisire tali hard disk allo scopo di verificare l'eventuale presenza di uno dei mezzi di proprietà dell'imputato in luogo diverso dai dintorni della palestra di Brembate. La richiesta assolutamente generica in relazione all'ampiezza dell'arco temporale della scomparsa
e della sua inaccettata dinamica e meramente esplorativa come tale, inammissibile in fase dibattimentale, è stata ritenuta dalla Corte infondata, essendo emerso nell'istruttoria che si trattava di supporti sovrascritti con immagini i giorni successivi della scomparsa, rispetto alla scomparsa della vittima. Sì, cioè hanno sbagliato l'accusa, io non vi so dire, perché come vi dicevo non abbiamo abbastanza informazioni per valutare questo, però c'è di base che se questi dopo il giorno dopo si scrive soprattutto è inutile, che ci vai, non c'è l'immagine quel giorno, quindi non è che puoi dire forse c'era Bossetti o forse c'era altro, tanto c'è l'immagine il giorno dopo, quindi che ci fai, non è utile per nessuno, ecco. Nel caso però l'accusa inizialmente lo ferma. Nessuna delle telecamere attive nella zona tra la palestra e la casa di Gambirasio inquadrava la vittima, vista per l'ultima volta da Fabrizio mentre si accingeva a lasciare l'edificio del centro sportivo, ove si trovava la palestra di ginnastica ritmica, e mai arrivata a casa né immortalata dalle due telecamere di via Rampinelli. Anche la perlustrazione della zona intorno al centro sportivo e del percorso verosimilmente compiuto da Yara per tornare a casa, effettuata il giorno successivo alla scomparsa, non offriva spunti investigativi. Le indagini si concentravano allora sulle abitudini della vita della vittima, onde verificare un suo possibile, seppur improbabile, sulla scorta delle testimonianze di parenti e amici, allontanamento volontario o eventuali contatti con soggetti sconosciuti alla famiglia. Quindi l'accusa va a indagare anche se ha conosciuto qualcuno che nessuno di noi sa che esiste, la famiglia non ha idea che c'è una vita segreta Yara, indaghiamo lo stesso, l'hanno fatto per Bossetti, l'hanno fatto per la moglie, l'hanno fatto pure per Yara per vedere se c'era un fidanzato, roba così. Giusto, giusto. Quindi però ancora, cioè noi siamo qui ancora con la difesa che tutta sta roba non ce l'ha detta nella serie. E quindi sembrava tutto che a casaccio, no, non indaghiamo questo, no, un caso così importante buttiamo nel cesso delle possibilità. A cazzo, l'hanno indagato queste possibilità. Allora, due, le abitudini di vita della vittima. L'audizione di parenti, amici e insegnanti e l'esame del diario e del computer della famiglia Gambinasio non fornivano elementi utili, quindi hanno cercato anche le ricerche di Yara. Se lei aveva cercato, che ne so, come aveva fatto Duretta, Duretta aveva cercato come scappare in Germania, che cazzo aveva cercato, non hanno trovato niente di tutto ciò, non hanno trovato lei che ne so, vede dove è un luogo perché si deve trovare con una persona, non hanno trovato niente di questo, quindi. Anche in dibattito, i testi sentiti in merito alle abitudini e agli interessi delle frequentazioni di Yara sono stati numerosissimi e tutti hanno restituito l'immagine di una ragazzina con una vita assolutamente normale, con un livello di maturazione e interessi consono alla sua età anagrafica, che non aveva particolari problemi né a scuola, né con le amiche, né in famiglia. Quindi, cioè, qui sconfessa tutta la parte della difesa che, secondo Wikipedia, aveva tentato di dire che, non so, Yara era vittima di bullismo. Magari è vero pure quello, che vedevo lì, però al momento non sembrerebbe. Yara aveva 13 anni, frequentava la scuola, terza C della scuola. E il lunedì e il venerdì alle 15:30 e alle 18 frequentava un corso di ginnastica ritmica presso la polisportiva di Brembati di Sopra. Solitamente si recava alla polisportiva a piedi, qualche volta la portava la mamma. Il venerdì andava con due compagne di scuola, Martina e Chiara, che non abitando a Brembate tornavano da scuola con lei e la sorella. Rimanevano a pranzo a casa sua e poi recarsi tutti insieme all'allenamento. Un giovedì al mese andava dal dentista in via Sorte, una traversa di via Locatelli per controllare l'apparecchio. Il venerdì di solito restava a casa. Ogni tanto chiedeva alla mamma di poter assistere a altri corsi di ginnastica ritmica o di danza che si tenevano all'interno del centro sportivo. Andava volentieri a scuola e aveva un buon rendimento scolastico, aveva un buon rapporto con i compagni di classe, anche se frequentava maggiormente le amiche di ginnastica ritmica. Aveva un carattere solare ed estroverso e un rapporto sereno con i genitori. Questa è la prima volta che io sento delle informazioni su com'era Yara da viva. Cioè, nella serie ci dicono semplicemente la sua vita era solamente la ginnastica. Ok, ma c'erano degli interessi. C'era un commento che una ragazza mi ha lasciato che diceva mi ha fatto un po'... mi ha toccato quando io, per esempio, ho visto nella serie che Yara aveva un portachiave di Winnie the Pooh e una maglietta di Hello Kitty. Quella è stata la prima volta che mi sono sentita connessa con Yara, percependola come una bambina, come ero io a quell'età. E io vi dico che per me è stata la stessa identica cosa. Dei dettagli che per la prima volta dicevo è una persona vera, per assurdo. E questo è proprio un grave errore che fanno i media, nel non riuscire a creare un contorno tanto da farci percepire le vittime come persone vere.
molto grave. Non possedeva uno smartphone, ma un telefono LG PK108 con macchina fotografica e telecamera interna, ma privo di possibilità di collegamento a internet, del quale al momento del rinvenimento del corpo non più in vita venivano trovati solo la batteria e la scheda SIM. Non chattava, su internet faceva ricerche scolastiche, guardava qualche serie TV per adolescenti e consultava siti relativi alla ginnastica ritmica. Ai ragazzi di una scuola tedesca con cui era in contatto tramite le insegnanti aveva scelto di presentarsi così: ciao a tutti, sono Yara Gambirasio e frequento la terza media presso la scuola, ho 13 anni e sono una ragazza snella con gli occhi castani, i capelli abbastanza lunghi, mossi e castani, adoro vestirmi alla moda, che carina, anche se i miei vestiti non lo sono. Madonna mia, pure che carina. Il mio attore preferito è Johnny Depp, la mia cantante preferita è Laura Pausini e il film è Step Up. Adoro la pizza, le patatine e le caramelle e il mio sogno è viaggiare, madonna. Credo che questa sia la prima volta che sentiamo qualcosa di Yara, onestamente. Non lo so, mi ha stretto il cuore la cosa, adoro vestirmi alla moda anche se i miei vestiti non lo sono. Perché mi ricorda proprio quel momento in cui tu sei piccolina, sei troppo piccola, cioè i tuoi genitori ti percepiscono come una bambina. Tu però allo stesso tempo vorresti essere grande e quindi sei proprio nell'età delle medie in cui vorresti vestirti come le persone adulte, le ragazze, però io per esempio a quell'età non c'avevo il seno, non c'avevo niente, pure adesso non c'ho quasi niente, però vabbè. Però c'avevo un corpo proprio da bambina e allo stesso tempo volevo sentirmi grande, volevo vestirmi da grande. Però ovviamente i tuoi genitori, anche per questioni di tutela in certi casi, non ti fanno mettere i tacchi, non ti fanno mettere la minigonna, non ti fanno mettere cose troppo succinte o cose che magari per te saranno normalissime, però purtroppo per il mondo dei vestiti magari normali, che ne so, con una scollatura per una bambina, sono vestiti normali, sono vestiti carini, per persone adulte malintenzionate, una bambina di 13 anni con una scollatura viene vista come altro. E non lo so, poi immagino che siano anche una famiglia semplice, i Gambirasio da come mi è sembrata, quindi non troppi grilli per la testa, quindi magari volevano insegnare a Yara non dell'apparenza, ma la vita normale, ecco, non lo so, poverina, il mio sogno è viaggiare. Né dal diario, né dal computer, né dai tabulati telefonici della sua utenza, né una volta rinvenuto il corpo non più in vita con in tasca parte del telefono, nella memoria della SIM del cellulare emergevano contatti con soggetti estranei alla rete relativa alla nota della famiglia. Quindi hanno cercato e non ha chiamato nessuno che non era direttamente collegabile con loro. Le due relazioni del dottor dell'udienza sul notebook Acer in uso da tutti i membri della famiglia Gambirasio come utente Yara risultano accessi a YouTube per la visione di video di ginnastica ritmica e qualche video musicale, ricerche scolastiche o sulla ginnastica ritmica, su Google e altri siti generici, Wikipedia, Eco di Bergamo o su siti dedicati alla ginnastica ritmica. Nessun accesso a social network, se non il sito di messaggistica degli studenti tedeschi suggerito dalla scuola. Sulla SIM card Vodafone trovata nella tasca del giubbotto figurano 78 contatti più una casella vuota con tutti i soggetti sentiti nella sede delle indagini preliminari e in gran parte sentiti anche dal dibattito sul punto VD, anche delle slide utilizzate. Quindi tutte le persone che hanno mai chiamato Yara sono state sentite, sono state portate in tribunale. Video o canzone, qualche ricerca e una bozza delle presentazioni per gli studenti tedeschi. Madonna, magari voleva andarli a trovare. Oddio, sta pagina mi ha proprio distrutta, scusate. Nessuno dei numerosi testimoni sentiti nella sorella, nella zia, con cui era particolarmente in confidenza nelle amiche, riferisce di nuove conoscenze, interessi sentimentali diversi dalle normali simpatie di una tredicenne, frequentazioni sospette o molestie da parte di sconosciuti. Il giorno della scomparsa, Yara era uscita dalla scuola alle 13.15, era tornata a casa con la madre, scusate, e la sorella. E l'amica Federica, anche lei residente a Brembate. Lasciata presso la propria abitazione, Federica era rientrata a casa, dove aveva pranzato con la sorella, mangiando del pesce con i piselli. Come meglio si vedrà nella parte dedicata ai risultati dell'autopsia, il passo era stato oggetto di approfondimento già in sede di esame autoptico,
e la madre Maura aveva riferito alla prof Cattaneo che, quanto poteva rammentare a distanza di 3 mesi, quel giorno gli era mangiato della carne con i piselli. In dibattito ha detto del pesce, insomma, cioè addirittura hanno fatto anche veramente i casini alla madre perché non si ricordava quel giorno che cosa avesse mangiato, se carne o pesce. Cioè io dopo 3 mesi chi se ricorda. Dopo pranzo la madre era uscita con i figli, i fratellini di Yara, e Yara e la sorella erano rimaste a casa a studiare. Prima di cominciare a fare i compiti, Yara aveva utilizzato il computer. Sempre dalla relazione di consulenza di Epifani, risulta che il computer della famiglia era stato aperto alle 14:17 dall'utente Yara ed era rimasto acceso fino alle 15:08. La madre era rientrata alle 16:45 e Yara stava ancora facendo i compiti. Intorno alle 17 aveva terminato e alle 17:20 era uscita per portare lo stereo in palestra. Come concordemente riferito dalla madre, sorella e insegnante, l'uscita non era programmata. Il giorno prima, il giovedì, l'istruttrice di ginnastica, parlando con la sorella, si erano lamentate del malfunzionamento dello stereo del centro e la sorella di Yara si era offerta di portare il suo. Quel venerdì pomeriggio, entrambe le ragazze avevano chiesto alla madre il permesso di andare in palestra per portare lo stereo. Alla fine era stato deciso che sarebbe stata Yara, che dunque nessuno, anche in palestra, sapeva che sarebbe uscita con quella commissione a quell'ora e che non risulta abbia comunicato la circostanza via telefono o via computer a nessuno. Quindi nessuno sapeva che stesse arrivando qualcuno con questo stereo. Pensate il caso, cioè veramente che magari usciva la sorella, poteva succedere la sorella, oppure magari non succedeva a nessuno. Semplicemente non portavano lo stereo. L'uscita era stata decisa all'ultimo minuto e all'ultimo minuto era stato deciso che ad andare sarebbe stata Yara e non la sorella. È escluso dunque che Yara possa aver approfittato della circostanza per dare un appuntamento a qualcuno che avrebbe dovuto chiamare prima di uscire, ma nessun contatto del genere risulta dal telefono o dal computer. Secondo le insegnanti, le compagne di ginnastica ritmica era arrivata in palestra intorno alle 17:30. Dalla telecamera dei vicini risulta che era uscita di casa alle 17:20, dunque era andata direttamente da casa al centro sportivo. Come già illustrato, si era trattenuta in palestra ad assistere all'allenamento delle ginnastiche più piccole per circa un'ora e verso le 18:30-18:40 si era rimessa le scarpe, la felpa, il giubbotto ed era uscita dalla palestra con una certa premura perché in ritardo dell'orario di rientro. Più o meno tra le 18:40 e le 18:45 aveva incrociato Fabrizio, ovvero il patrigno di una delle ragazze. Alle 18:44 aveva riposto il posto al messaggio di Martina, agganciando una cella compatibile con quella del centro sportivo. Alle 18:49 il suo telefono era ancora acceso perché aveva registrato un'entrata del messaggio di Martina. 18:55 il suo telefono aveva agganciato per l'ultima volta la rete. Perché spento e riacceso, o perché uscito e rientrato dalla copertura. Alle 19:11 era definitivamente spento. È un po' una pezza, sinceramente. A me, sinceramente, ha molto colpito la parte in cui si parlava un pochino di più, quel piccolo di presentazione di Yara. Mi dispiace molto come la sua vita sia stata cancellata materialmente, ma anche per quanto riguarda il ricordo, senza dare nessuna dimensione alla sua persona. È molto triste e anche strumentale, non farcela percepire come una bambina vera, ma solamente come una foto. È molto furbo, secondo me. È molto triste sotto tanti aspetti questa storia e secondo me l'unica cosa che veramente possiamo fare è tentare di approfondire un po' la dimensione di Yara. Ma questo aspetterebbe ai media se veramente decidono di volerne parlare. Il caso Yara doveva trattare e celebrare la vita di Yara che purtroppo è stata interrotta, non parlare di Bossetti e dei drammi familiari di Bossetti, che quello è il caso Bossetti al massimo, non il caso Yara. La strumentalizzazione del nome della vittima per continuare a parlare dei cazzi di Bossetti, onestamente, ma anche no. Sinceramente mi dispiace, credo che i media abbiano sbagliato tanto, così ossessivi, violenti verso la privacy e i familiari Gambirasio, ma allo stesso tempo incapaci totalmente di dare un omaggio alla vita di questa ragazza, a questa bambina. Semplicemente voyeurismo, voglia di vedere il dolore dei genitori, ma nessuna voglia di celebrare una vita che è stata spezzata. Veramente una schifezza. Un po' come Sanremo, questo video è lungo, ma continuiamo con la sentenza. Ci troviamo qui a pagina 25 e siamo al terzo paragrafo in cui si parla delle indagini immediatamente successive alla scomparsa. Come sottolineato dal colonnello Michelangelo Lorusso, comandante della sezione anticrimine del ROS di Brescia, le informazioni raccolte nell'immediatezza dai genitori e dagli altri familiari, dai referti scolastici e dalle amiche, non lasciavano presagire che potesse trattarsi di un allontanamento volontario.
Nell'immediatezza venivano acquisiti i tabulati delle utenze di Yara e dei suoi familiari degli ultimi 2 anni, cioè addirittura degli ultimi 2 anni, cioè quindi se c'era veramente qualcuno che la contattava, 2 anni a voglia, se è bello coperto. E di tutto coloro che il giorno della scomparsa, tra le 16 e le 24, avevano agganciato le celle di potenziale interesse. Mamma mia, quindi tutti quelli nella rubrica loro per sicurezza l'hanno contattati. Che chiunque abbia parlato con Yara negli ultimi 2 anni via telefono è stato contattato, se in quell'orario le celle del suo cellulare si erano agganciate a quelle potenzialmente da dove è scomparsa. Ancora si stanno a inventare cose. In un secondo momento erano acquisiti i tabulati delle celle dei giorni immediatamente precedenti per verificare eventuali ricorrenze e soprattutto contatti tra le stesse persone tipici dei delitti in concorso. Quindi insomma, dice, a volte se ci stanno delle più persone coinvolte, roba così. Il traffico telefonico sia di quel pomeriggio sia dei giorni precedenti era però elevatissimo, ipotizzando un possibile sequestro di persona. Tutti i telefoni degli appartenenti alla cerchia familiare di Yara erano posti sotto intercettazione. In parallelo, come già accennato, erano analizzati il diario di Yara e gli apparati informatici della famiglia Gambirasio, senza che emergesse niente in grado di indirizzare le indagini a offrire un'immagine della ragazzina diversa da quella fornita da parenti e amici. Venivano identificati e sentiti quando dopo la scoperta del profilo genetico di ignoto 1 sugli indumenti della vittima per individuare i soggetti da sottoporre a campionamento per il confronto. L'arco temporale era stato ristretto ai 10 minuti a cavallo dell'ultimo avvistamento di Yara, le utenze erano 5.000. Quindi fatalità tra queste 5.000, ma guarda te, casualità c'è sta pure quella del nostro Massimino. Che casualità, oh, ma guarda tutte le cose, c'è sta sempre lui di mezzo. Guarda te, proprio che coincidenza strana, non ci sono prove, però che coincidenza, tutte coincidenze. Hanno acquisito anche una copia su richiesta della difesa dell'udienza, per quanto riguarda tutta la documentazione, sia delle utenze, sia per quanto riguarda il diario, per esempio. E qui fanno tutto un elenco di tutte le persone che sono state sentite, tutte. E a parte i primi 7 che hanno confermato di aver incontrato Yara quella sera, fornendo indicazioni orarie sui suoi spostamenti, tutti gli altri hanno riferito di non aver visto né Yara né Massimo, che nella maggior parte dei casi neppure conoscevano e dunque difficilmente avrebbero potuto anche solo notare. Chissà se Yara o Massimo, vabbè, continuiamo. Venivano identificati, sentite, sommarie informazioni tutti gli iscritti al centro sportivo e i genitori e tutti coloro che abitavano nelle vie limitrofe. C'è scritto, tra questi sono stati sentiti anche Federico Fenili, che è quello là, il padrino di una delle ragazze che insomma va lì in palestra con Yara, che riferiva di aver visto entrare a forte velocità in via Morlotti un autocarro di colore chiaro. Raffaele Verderame, la cui attenzione era attirata in zona cantiere Mapello da un furgonato. Gianmario Broschi, transitato in zona palestra senza notare nulla di rilevante. Emanuele, guardia giurata in servizio presso la filiale di credito cooperativo, ovvero la banca, quella là che poi ci sarà anche il filmato, rimasta sempre all'interno, dovendo controllare che gli operai stavano effettuando alcuni lavori. In pratica parlano di tutte le persone, mentre invece Eugenio e Riccardo, trattenutisi in via Rampinelli, che è la via della casa di Yara, a cambiare una gomma, che non hanno notato niente. Gli altri, sui quali la difesa ha insistito, sono stati ritenuti sovrabbondanti. Ecco, quindi anche qui, anche con la difesa, sia per l'accusa, molti hanno detto sovrabbondanti, anche per la difesa. Quindi ci sono delle persone che hanno visto questo autocarro, un furgonato di colore chiaro. Come sapete, tutta la difesa di Massimo Bossetti hanno detto di aver visto un furgone bianco, ma in realtà è verde. Voi vi immaginate un verde tipo questo qua degli alieni? No, in realtà è, non lo so, cioè, chiarissimo. È un verde chiarissimo, quasi praticamente tendente al bianco. Avete presente latte e menta? Ancora più chiaro. Ho capito che è verde, ma al buio, roba così, è molto probabile che sembra bianco. Ecco, io nel caso vi metterò le immagini. Però onestamente, ma è verde. Sì, valla a vedere di notte, va a capire che è verde. Nessuno lo definirebbe verde, lo definirebbero al massimo color panna. Che è una cosa, una strategia, vi posso dire, anche un po' pezzotta, ecco, perché è una delle critiche che è stata utilizzata per la difesa di Ted Bundy, che aveva questa macchina che era un color panna, color quasi, come si può dire, avorio, corno, e quindi molti dicevano, sì, ma è bianco, no, un po' più scuro, perché era un colore tipo questo qui. Questo qui non è bianco, sembra bianco, oddio, cioè sia beige, e questo qua è beige molto molto chiaro, però non è bianco, però potrebbe sembrare agli occhi.
esattamente tutta la diatriba del furgone verde di Bossetti. Se poi ci mettiamo che ha cambiato la carrozzeria, la difesa nei commenti, diciamo, lo nega, però vabbè. Tutti i possibili spunti su persone ormai dei sospetti offerti dai testimoni o anche da lettere anonime venivano controllati secondo un protocollo che comprendeva audizione delle persone, indagini di riscontro e acquisizione dei loro tabulati telefonici. Quindi chiunque andava lì e diceva: guarda, per me c'è quello. Che facevano? Gli facevano vedere tutti i movimenti che ha fatto, tutti i cavoli che erano. Dai, su, ma come si può dire? Poi avete visto, sono stati sentiti anche dei testimoni della difesa, poi si è ritenuti sovrabbondanti, però nel dubbio l'hanno sentiti. Quindi quelli dicono: Massimo Bossetti non si è potuto difendere. Si è difeso, evidentemente le prove non sono state così forti e determinanti come sostiene la difesa, ecco. Il custode del centro sportivo, Walter, che aveva reso dichiarazioni contraddittorie in merito ai suoi movimenti di quel pomeriggio, veniva interrogato plurime volte e perquisito e intercettato. Ecco, questa la serie non te lo dice però, eh? Dice: non è stato perquisito. A me sembra la serie dice esplicitamente che non è stato perquisito. In realtà è stato perquisito, è stato intercettato sulla completezza delle indagini a suo tempo svolte in relazione alle dichiarazioni rese da Walter. Si tornerà nel prosieguo. Si rimanda comunque sin d'ora alle testimonianze del dottor Bonafini e insomma altre persone delle udienze successive. Quindi insomma intercettazioni, perquisizioni di qua e là che dovevano fare di più? Bah. Il centro sportivo era oggetto di plurimi sopralluoghi, concentratisi soprattutto sui locali frequentati da Yara. Come avete visto, il centro sportivo è immenso, quindi quando prima dicono possibile nessuno l'abbia vista uscire, se è una roba fatta con una piscina, 18 sale, roba così, è molto probabile. Successivamente però nella serie dicono quasi l'opposto, dicendo sì, però prima dicono possibile nessuno l'abbia vista, dandovi l'idea che sia quasi una stanza, una roba piccola. In realtà poi dopo vi dicono che è grande quando nel finale vi dicono quando il padre la cercava, lui e il custode hanno fatto il giro, però ci hanno messo poco, per dire insomma che era troppo grande e ci hanno messo poco tempo perché hanno fatto un po' alla buona, non hanno cercato bene nel centro sportivo. Perché una delle tesi della difesa è che il corpo sia rimasto lì, poi che non ci siano tracce, non ci sia niente, nessuno abbia sentito un odore, vabbè, è un altro conto, vabbè, che volevo dire. Anche con l'ausilio del personale di RIS, ma non erano state rinvenute tracce nei locali di interesse. Ecco, quindi qui abbiamo il fatto che i RIS hanno fatto dei riscontri su tutte le aree che frequentava Iara e non ci sono tracce. Vabbè, che volevo fare? La porta dello spogliatoio era sequestrata perché macchiata di rosso, ma gli accertamenti escludevano si trattasse di sangue. Le ricerche di impronte e tracce biologiche della vittima, effettuate anche dal personale RIS in sopralluoghi del 20 e 21 gennaio 2011, era negativa. Quindi tutta la tesi praticamente del corpo tenuto là, anche questa bidonata, tutte cose che non vengono dette dalla difesa. La difesa magari può dire: non crediamo a quei risultati, però loro non vi parlano nemmeno dei risultati, e questo è io che vi dico: siete un po' critici, perché io posso capire che magari voi dite, alcuni dicono questa però è la sentenza, ed è logico che dal punto di vista di chi l'ha condannato, che quindi chi lo riteneva colpevole. Ma io qui vi sto facendo proprio l'avvocato del diavolo, cioè se voi ritenete che questa cosa è sbagliata. Il punto non è dire non hanno cercato in palestra, perché è falso. Potete dire che questi risultati li credete contraffatti a questo punto? O non ben eseguiti? Qual è il punto? Qual è la tesi? Perché questi risultati sono stati fatti, queste ricerche sono state fatte. Lasciare intendere che non sia stata perquisita o non siano state cercate tracce biologiche nella palestra è un falso. E quindi siate un po' attenti su chi vi lascia intendere determinate cose, perché sicuramente ci sarà sempre gente in malafede in entrambe le situazioni. Gli investigatori facevano anche ricorso ai cani molecolari. E parte dei materiali da esso contenuto era oggetto di sequestro o campionamento, onde effettuare alcuni confronti in sede di esame autoptico. Quindi hanno analizzato anche il materiale del cantiere per capire se era riscontrabile con quello ritrovato sul corpo di Yara. E non c'è stato ancora, a quanto pare, il riscontro. Che dovevamo fare allora a sto punto? In particolare, il cantiere era oggetto di sopralluoghi. Tutte le ditte e le persone che vi lavoravano erano identificate e a tutti i lavoratori, una volta rinvenute sul corpo non più in vita di Yara, il profilo convenzionalmente denominato ignoto 1, era effettuato il prelievo mediante tampone salivare. Svariati soggetti gravitanti nel quartiere, compreso Fricri, erano intercettati. Quindi, cioè, hanno tutto sto cantiere, hanno preso il DNA a tutti, hanno intercettato tutti e guarda un po', non è successo niente.
I cani sparsi nella ricerca di resti umani erano utilizzati sia all'interno del quartiere di Mapello, ove segnalavano un residuo di carotaggio in un secchio, che le analisi successive appurarono contenere solo ruggine, sia dal tratto di strada tra il cantiere e il centro di coordinamento delle ricerche, anche in questo caso senza risultato. Non erano utilizzati intorno del centro sportivo di Brembate, trattandosi di strade asfaltate ove i cani non avrebbero potuto fiutare alcunché. Quindi anche questa è una cosa interessante, ovvero il fatto che i cani, a quanto pare, se non c'è, se c'è dell'asfalto, è difficile che possano trovare delle prove. Quindi quando noi diciamo, che ne so, utilizzate i cani per quello, se è un tipo di terreno simile, a quanto pare non è possibile utilizzarli. I cani, da quanto so io, vi ricordo di vedere il reparto A su Netflix, non sono sicuri al 100%, quindi è un po' come la macchina della verità. Possono dare un risultato positivo, sì, però nella maggior parte dei casi è un terreno all'otto, e quindi quando è così non è una prova scientifica. La prova scientifica è quando tu fai un risultato che è sempre quello, e quando vai al contrario risulta sempre quello. Se è un po' un terreno all'otto non è una prova scientifica, ecco, è una prova che potrebbe essere, ecco, c'ha un'altra attendibilità. In entrambi i casi l'utilizzo dei cani non apportava alcun risultato utile, se ne accenna in qualche sede solo a scopo illustrativo delle indagini e per spiegare la scelta della corte, trattandosi di accertamenti rivelatesi vani e non pertinenti alla posizione dell'imputato Bossetti, di revocare tutte le residue prove testimoniali in merito ad accertamenti, presenze e circostanze relative al cantiere di Mapello o alle metodologie di addestramento o utilizzo dei cani molecolari e di cani per la ricerca di tracce ematiche e resti umani. Squadre della protezione civile perlustrano l'intera Val Brembana. Il telefono di Yara continuava ad essere sotto intercettazione fino a quando il 26 febbraio 2011, ad esattamente 3 mesi dalla scomparsa, l'aereo modellista Ilario, nel cercare il proprio aeroplanino telecomandato, finito in mezzo a un campo incolto di Chignola d'Isola, località distante dai 9 ai 13 km a seconda della strada da Brembate di sopra, non rinveniva il corpo non più in vita della ragazza, in avanzato stato purtroppo di decomposizione. Quindi praticamente anche loro dicono che purtroppo i cani molecolari hanno portato dei risultati contrastanti. Quello che vi dicevo, cioè, se in scienza A uguale B e se tu vai da B riesci a ritrovare A, è un metodo scientifico. Se tu invece i risultati cambiano di volta in volta e anche lo stesso risultato può essere differente, non è una prova scientifica. Può dare dei risultati assolutamente, però non è una prova scientifica purtroppo. E quindi i cani molecolari non sono ritenuti delle prove scientifiche attendibili, tanto quanto la macchina della verità. E uno deve saperlo, ecco, quindi non puoi utilizzare una prova scientifica e una prova non scientifica come se fosse tale. Devi utilizzarla come una possibilità che ha tutte le varie variabili del caso e anche variabili di inattendibilità. Sempre così, se il coso del DNA è attendibile al 99,9%, figuriamoci i cani. Continueremo a leggerla insieme e a rifletterci insieme. Se siete rimasti fin qui, grazie mille davvero e ci vediamo alla prossima puntata. Troverete, se vi va, di lasciare qui sotto un emoji di una matita, insomma, che scrive, così come il faldone, insomma, della sentenza. Grazie mille. Grazie mille davvero per essere interessati e per essere con uno spirito critico. Sentitevi liberi di commentare qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!